Perché fate partire i treni mentre non ci siamo? Vedi, c'è pure Vicky. Salve. Oh, questa? Ah, questa? Quella si... Na... Questa sta ancora in ferie, scusate. Beh. Allora, ciao a tutti. Giusto. Ragazzi, ben trovati. Guarda, trovati. In quanti c'hanno la sabbia in canna pronta per essere rinnovata in attesa di... Abbiamo Blitz che ha fatto da solo, poi c'è sta Gianni, Picchio, Riccardo, WRC, Chiavic e Capitano. Nego io. Capitano è stato arrivato a Ventola, incredibile. Nego io. Siamo dello stesso colore, incredibile. Incredibile, hai quasi. Beh, io non ho preso tanto sole in vacanza. Io me ci sono messo, ma. Dai, un po' hai recuperato, però mi pare giusto. È giusto, dovremmo fare così. Praticamente io non devo andare al mare, e tu ce l'hai no. E posto. Così riusciamo a pareggiare. Ma ci può stare, ci può stare. Grazie Sanchio, grazie Fritz, grazie Warland. Tu scordi che mai. Grazie a tutti, ragazzuoli. Grazie al medico D'Alessone. Grazie, grazie, grazie. Vedi NV7 lì dietro, vedi bene. Quello è un PC che faremo live venerdì. Fabio non ha preso solo vi siete qua equiparati, esatto. Attenzione, si stanno accodando Thales, Fritz, Sanco e Warland, grazie. Anche Luca Cod. Luca caffè, Cod. Caffè Gioia. Il caffè che non è vero, non è più il caffè Gioia. È il caffè Barbone. No, il caffè Borbone, scusate. Proprio perché comunque noi siamo della famiglia. Avete comprato qualcosa con la Gaming Week di Amazon?
Perché c'è stata la Gaming Week? Così dico. Io ecco, ho aperto Amazon, c'era lo sconto 1%, sconto 3%, questa è per culo. Fai lo sconto, ma l'ho fatto bene, no? No, c'erano una decina di articoli, ma niente d'eccezionale. Buon rientro, grande nano, mitico nano, 24 mesi, 2 anni di noi. Borbone ottimo, sì, a voglia, Borbone, oh, top, top, top. Grande nano, come stai, nano? Ti sei ricchiappato, nano? Ti sei ripreso? Allora, bentornati a tutti dalle ferie, bentornati a tutti dalle vacanze, per chi ci è andato. E siamo tornati live finalmente dal laboratorio dopo la bellezza di quasi un mese di assenza. Vi siamo mancati? Benissimo, mi fa piacere che avete detto tutti sì all'unisono, incredibile, proprio tipo eccezionale. Noi siamo rientrati al lavoro, comunque se poi può accendere pure l'aria, eh. Siamo lì lì, Io perché stamattina non l'ho accesa, però mi sa che mo che cominciamo con i fari, con le cose, mi sa che si comincia un po' a scaldare. Almeno qua dietro per dare una stemperata, sennò fra un po' sudamo. E grande Maurizio, Don Erez della Frontera, ma perché non andiamo più all'Eurospin con Don Erez della Frontera? E poi l'hanno tolto per le cialde compatibili a modo mio. C'è sta solo per Nespresso, Don Erez. No, a modo mio ci sta, mi sa. Ancora? No, no, solo per Nespresso ci sta. Non c'è mai stato. No, qui no. Ciao Crow. Sì, soprattutto i battibecchi tra voi, meno male. La Game Week, come al solito, poche cose, assolutamente sì. Tanto ciao a tutti ragazzuoli, ciao ciao ciao. Sì, secondo te quanto può valere il mio 12.7 liscio usato? Liscio? 200 euro. Comunque dicevo, ieri sera, beh, io sono tornato live un po' in anticipo rispetto ad oggi, perché sono tornato live anche da casa, per chi se lo fosse perso per poter andare a recuperare la live, perché ho fatto vedere la nuova postazione, quindi la postazione, la mia postazione tutta bella sistemata. Ho fatto vedere delle foto che ho scattato proprio ieri prima di startare la live, quindi vi consiglio di andare per recuperare il VOD e andarvela a vedere. Poi magari mercoledì vi faccio rivedere tutta di legno massello. Grande Braione. Ma Braione, ma quel PC è il tuo, vero? Vero Braione? Che mi avevi detto ci vediamo a settembre, che mi hai scritto quello è il tuo? Grande Blacky, se ci risiamo. Blacky, sì, e sudo. Puntavo 4080, ma sconti ridicoli. No, su queste cose no. Comunque, ieri non ho detto la nuova postazione con i tre monitor messi così è più bella, più ordinata. Sì, esatto, 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 Walter. Dobbiamo fare. Dobbiamo cambiare il monitor. Mettere un 21 noni. Bello, 32 pollici, 34 pollici. Così elimino due monitor, ne metto uno solo. Top. E poi dovremmo acquistare il volante nuovo, perché quell'altro secondo me mi lascerà a piedi da qui a breve, quindi però non ci stanno i soldi, quindi però questi sono i prossimi due obiettivi che metteremo in canna. Quindi vabbè, venerdì vi faremo vedere il PC del Braione, giusto? Che si è fatto ovviamente la build nuova, però lo faremo venerdì live su YouTube, perché oggi mancano dei componenti e quindi no. In realtà oggi non abbiamo. Ma che ho preso? Lo vorrei prendere, ma non ci sta nel dinero, Div. Se no lo prenderei. Vorrei acquistare il bundle Fanatec, quello che costa 399, che è quello che è più economico, però almeno un direct drive 5 Newton metri. Giovedì deporto il fossile, dai. Qualcosa c'era in sconto, ma roba che secondo me durante l'anno va in maggior sconto. Questo sì, anche perché considerate che fra circa un mesetto e spicci ci sarà il Black Friday, che poi è l'unico vero, diciamo, nasce come il giorno della scontistica, poi è diventata la settimana, poi è diventato il mese, poi c'è pure il Cyber Monday, quindi comunque ci sono la parte, diciamo, clou poi che Amazon cerca di fare, Spring Offered o Summer Week, quello che te pare, alla fine quello che il nucleo, il nocciolo, diciamo, della scontistica viene concentrata sempre in maniera mezza fake, ma viene concentrata comunque verso novembre. È l'ultimo venerdì di novembre, un po' più di un mese. Sì, ma ormai fanno un mese, cioè loro, tu praticamente inizi di novembre, sta arrivando il Black Friday. Il Black Friday è già qua, visto che è successo, l'abbiamo esteso a 16 anni. Ma compra quando cazzo te pare, insomma. 11.7F fino a 4.9 a single core, ma a me tutti i core stanno a 4.4, anche se sul BIOS la mia scheda madre la velocità è impostata al massimo. Come mai? Forse il thermal throttling o forse una limitazione data dalla scheda madre, non ti so dire, costa, che purtroppo vanno a fare overclock, a parte che è un F e non è un K, quindi hai il moltiplicatore bloccato e quindi ci sarà qualche limitazione.
La modifica alla scrivania del Cucciardi, vedi ginocchia che sbattono, quando la risolvi? Quella pure è molto difficile da risolvere, non è detto che la risolverò mai, almeno comunque in tempi celeri, perché per farlo dovrei sfrullinare senza togliere il legno. Quindi me lo rimette sotto a far cacciare, perché per togliere il legno dovresti smontare tutto, alzare il legno e poi tagliarla da sopra. Invece io la taglio da sotto, che pure se fanno due piccoli intacchetti al legno, la parte sotto, perché stai finendo il taglio, e poi compri tre tappi neri da battere dentro i punti. Quindi non lo so. Il moltiplicatore è che il problema è che il tuo processore, non avendo il K, la lettera K a fianco al nome, non è il moltiplicatore sbloccato che ti consente di andare in overclock, o comunque ha una cosa molto più limitata, e quello, per quello ci sono i K e i non. Grande Giorgio, comunque con la schiavina ci esce un contenuto per una live. No, non ci può uscire contro una live, perché non si può fare in live quella cosa. Magari la posso fare live su YouTube. Su YouTube, ragazzi. Sì, è vero, pure su YouTube, eh. Siamo su Twitch, è incredibile, ma abbiamo anche i canali personali su YouTube. Andatele a seguire. E ogni tanto ci faccio qualche live, perché la posso startare da cellulare, quindi può essere comodo. Grande Mikux, mitico Mikux. Continua il trenino, continua la sua rincorsa. Vedi, con tutti i rinnovi, zitti zitti, siamo arrivati a livello 4. Beh, un bel traguardo, sono molto contento, insomma, dell'andazzo. 70 gradi al 100% è un'ottima temperatura. Mica te posso dire io come fare il tuo lavoro. No, assolutamente no, ci mancherebbe. Le frequenze scendono. Vedi, Virgo ti dà una spiegazione. Quindi oggi, dicevo, non abbiamo poi un PC vero e proprio da montare o da fare. Abbiamo diversi PC in assistenza, perché riaprendo il negozio, tutti quelli che avevano un mezzo problema al PC, USA boy, yeah, Pollinone, yes, Pollina, sta di là, mo arriva. Le telecamere fake sono da shoppare pure quelle, a mo troppe spese, non si può non shoppare. Dicevo, abbiamo riaperto ieri, e a parte oggi che ha scaricato Antec un po' di case, qualche alimentatore, che poi vedrete tra il pomeriggio, insomma, verranno ricaricati. Esatto, sul sito. Ci sono arrivati gli alimentatori 8,50, 1000 watt, 1000, anche 1003. 1003 pure, incredibile. Sì, già con i cavi nuovi forniti. Invece ci hanno dato per gli 8,50 ci hanno dato il cavo a parte, quindi li possiamo dare con buono, non male, perché calcolando gli 8,50 lo paghi alla fine poco più di 100 euro, però c'è il cavo di generazione nuova. Ciao Div. No, Div no, ma ha scritto prima. Ciao Andreus, volevo salutare, che dice: mi siete mancati, grazie, grazie, siamo tornati. Sì, GPU AMD ne compra la gente? Assolutamente no. Allora, noi non le abbiamo in negozio per scelta, però c'è anche da dire una cosa: non c'è la richiesta. Cioè, la gente che entra neanche mi prova a dire: ma c'hai le schede AMD? Nessuno mi fa sta richiesta. Qualcuno si azzarda sui processori, ma so uno su 20, che poi adesso verso le 3 verrà un ragazzo probabilmente con i capelli lunghi per fare un preventivo, che ci ho parlato un po' prima, ha detto poi tornava dopo. Grazie Raptorlino, ben trovato anche a te, ben trovato Ciucciuff, è finito il trenino. Grazie a tutti quelli che avevano la sub in canna e che hanno deciso di rinnovarla. Sì, perché vediamo che ci risiamo, vedo un sacco di gente che l'ha sparata lì. Quindi dicevo, abbiamo riaperto ieri e ci sono state un sacco di persone che sono venute con problemi, anche a volte anche invisibili, tipo esempio di una mamma con figlio stamattina, che prima mi ha chiamato, poi è venuta, poi è bello che te l'hanno fatto tutta la spiegazione, no? Che siamo tornati da vacanze, che fammi più, che te pare che sa mettere il PC, accendere il PC, ma che mi interessa a me, io faccio il tech, che mi, vabbè, sti ragazzi d'oggi, vabbè, ho capito, gioventù bruciata. E quindi vabbè, è andato a accendere, si accende, vabbè, porta una a vedere, no, perché volevo sapere se sta in garanzia. Sì, sta in garanzia, però prima vediamo. Vabbè, fatto sta, è venuto da qua, non si accende, ma non si accende o si accende rimane a schermo nero? No, che per loro non si accende può anche voler dire grande carica Windows e poi va a schermo nero, quindi esatto. Bisogna saper interpretare quello che la gente dice. Quindi prendo sto PC e dico: aspettate un secondo, fatemelo attaccare, lo attacco e me si accende, quindi vi faccio scusa, allora forse il cavo, dammi il cavo, attacco il cavo, me si accende, vedi, arriva su Windows, e quindi a casa, glieli do al PC, arriva a casa, mi richiamano.
Senti, io ho portato a casa, no? L'ho attaccato, ma non c'è verso e fa l'accende. E i rettecchette posso fare a distanza. Se qua parte. Quella sicuramente l'ha attaccato a casa il cavo al video integrato. No, no, non niente, accende proprio il PC. Tu premi niente. Hai detto, oh, cambia presa. Ma ho detto, qui mi si è acceso. No, non è che non si vede, non si accendeva proprio. Quindi vabbè, fatto sta che poi c'è tutto, ho detto vabbè riprovo, è brutto e me lo riporti, ma ha detto ma non è che io ho l'impianto magico, ho detto cioè è un impianto, funziona col cavo tuo, a me mi si è acceso, ha fatto il suo massimo, insomma, quindi se si accende qua è chiaro. Poi niente, poi altre problematiche, tipo noi abbiamo Binacci qui dell'arredamenti che è venuto qui col PC, dice devo installare un programma, mi dice che non c'è spazio, vado a vedere, effettivamente SSD principale da 240 giga liberi 8 giga, ok, disco secondario da 1 tera liberi 929 giga, 2 giga occupati, il resto era tutto vuoto. Ho detto guarda, installalo sul disco secondario. Ah, tu dici, io dico sì, e beh niente, si è riportato via. Poi altre cose, altri PC al volo che vengono, senti a me, ciao, altri PC questo, no questo no, grazie Wilkins. Alcuni poi ecco, dice abbiamo portato l'MSI, che una ragazza ha chiamato MSI ce l'ha mandata da noi, ha comprato il PC, poi non so perché ci ha tenuto a specificare che era del sud dove l'ha comprato, dice ho comprato il PC al sud. Madonna, sta sola, mi hanno dato. Stai attento a quello che dici. No, ho detto niente, ho detto al sud, è generico. Il sud vorrebbe essere pure lontano equatore, sud dell'equatore, cioè lontanissimo. Te li sto a citare al sud, ma non è il sud tuo. No, è partita la tarantella, gli hanno fatto. Vabbè, scusa, ha preso sta in garanzia sto PC. Penta ha preso un PC FreeDOS, gli ci hanno installato da detta sua un sistema operativo non propriamente, diciamo, tu però non sai se è stato il cliente a fare questa richiesta e per colpa no, perché l'ha mandato, pensa, lei l'ha mandato all'MSI sto portatile. Beh, ma io c'è stato quello che mi pare pure che fosse sì, ma lei dice, lamenta che c'ha temperature troppo elevate per colpa del sistema operativo. Ho detto, per me non è colpa del sistema operativo, io se vuoi te lo formatto, e sono stato ben chiaro oggi, ho detto io te lo formatto, te lo ridò, tu non terresti temperature alte, ho detto non te sognare che poi te gestisco io la garanzia. E tu poi io mani di te. Quello è perché devi stare sempre un passo avanti. Si dice ormai, però sto andate. No. Quindi il cetriolo ha questa forma. Sì, una seguoia del Yellowstone. Io sì, ti sì, faccio. No, tieni. No. Io ti faccio voglio, guarda, te lo ridò, roba tua. E io ho detto, vai. No, quindi ho detto, io te l'ho formato. E gli ho detto, sappi, io ti faccio il lavoro, tu mi paghi la cifra. Anche se non è risolutivo. Abbiamo escluso il software. Se poi noti che la temperatura scalda e ti scotti la manina, chiami MSI e lo rimandi. Ho detto, perché per me questo è un problema hardware. Però vedete, ho detto, però se vuoi essere sicura, pure MSI te l'ha detto, devi escludere il lato software. Escludiamolo. Perché giustamente tu mettete nei panni del te, che però è assunto a MSI in Polonia, no? Quando arriva la richiesta, la prima cosa che tu penseresti qual è? Ha installato qualcosa che italiano ti... No. Ha installato qualcosa che ti fa che ti crea problemi, che, okay, esatto. Prima cosa l'hai formattato, no, ok, se non lo formatti neanche lo vedo, perché tanto magari loro una su tre risolvono formattando, quindi intanto si devono assicurare. Grazie, che tu Carmelo. Non sei uno, esatto, su tre, esatto. Una volta assicurato questo, poi dopo vediamo. Giova. È pure giusto se ci pensi. No, ma è così, ma infatti devi escludere. È vero che dici non c'entra niente il sistema operativo, in realtà potrebbe entrarci se ha qualche applicativo che in background fa lavorare sempre il processore, magari tanto, e quindi alla fine lei nota una temperatura magari dei 90 gradi del processore, ma perché sta sempre a stecca, è come se tu prendi in portatile e lo metti a renderizzare. Effettivamente poi scalda, anche perché i portatili da gaming, i portatili potenti, fresco non ci può, non ci può arrivare, nonostante abbiano un sistema ormai, quelli ultra recenti di 320 addirittura, non ci riescono a arrivare. Sì, basterebbe gestione attività, però vabbè, me l'ha lasciata e ce l'ha lasciato, e lo dobbiamo formattare perché vuole il sistema operativo originale installato pulito da zero, vorrei la certezza. Poi purtroppo ha avuto anche un brutto trascorso con il venditore del portatile, diciamo, dice secondo me mi hanno mezza solato, perché questo nasceva come FreeDOS, quindi secondo me non gliel'hanno detto subito, ci hanno messo il sistema operativo un po' a tarocco, non gli hanno detto un cavolo, quindi MSI sta cosa gliel'ha fatta notare, quindi lei, sapendo che fa, MSI l'ha mandata da noi. Sistemare questo fuori sincro, quale fuori sincro? C'è un leggero fuori sincro, si sistemerà da solo col tempo, diciamo. È stato un ferie il PC.
Beh, più di picchio, no, mediamente no, visto, ho messo pure la foto, 13,6, alla fine la media è stata 13,7 litri per 100 km. Meno della macchina La macchina mia. Tua, se tu la mandi a 75 orari sulle strade extraurbane, a 110 orari in autostrada, con l'autostrada sì, dritta sì, faccio, che sembra, faccio non ti dico cosa, così, tu vai tranquillo. Sì, che ma non... io faccio 16. Appunto. Così, ho capito, però perché come... il Bronco non è né leggero né aerodinamico. Ho capito, però è come ne fai 8 al litro, ho capito, Devi andare piano, perché a te, tu c'hai, secondo me, io però mi ricordavo che tu c'hai il piedino d'autista. Ce e l'ho mi sa ancora. Che sta cosa no, l'hai vado persa. Ancora più piano. No, vado ancora più piano. Sta cosa l'hai persa, secondo me. No, vado ancora più piano. Adesso vado ti ancora sei più fiorentinizzato. Piano. No, no, vado ancora più piano. Vai, guarda che vai, vai a decelerare, non vai a aumentare la velocità con gli anni, Vai ancora più piano perché... E solo io piedi multa a 170. Eh sì, è rimasto solo te. Ok, dice che una CPU può mandare in trottini perché ha pesantino da app. Esatto, quello intendevo. Ma oggi non montate niente, comunque ben trovati. No, non montiamo nulla, no, perché non abbiamo niente da... Sì, però da faccia, Emo, che pio. E che pi? Questo. Ma andiamo avanti sul laboratorio, ma non è che dobbiamo creare il tappo appena entrati, non è carino. Questo è rotto. No, prendiamo quell'altro per portare che stava a smontare, no? Questo c'ha l'SSD in garanzia, è rotto. Non lo vede più questo. Ma questo, tra l'altro, è un M2 SATA. Sì. È rotto, è nostro, un anno fa abbiamo dato. Settembre di un anno fa. Mettili. Piede ambulatore tipo blocco di cemento, esatto. Quindi che vuoi? Quello a fianco, no, quello là, quell'altro. Scusate una domanda, con l'H670 di 4 DAF, siccome si potranno questo montare. Sì, io sto a fine smontato. Potrei sostituire il mio 12.7 con un 14.6, oppure non riuscirò per cloccarlo a spingerlo più. Ah, se tu hai un H670 non puoi overclockare qualsiasi tipo di processore tu ci metta sopra. Partiamo da questo presupposto. Se monterai un 14.6 non devi pensare di overclockare il processore. Il 14.6 sarà molto più potente di un 12.7. Quindi, di conseguenza, se monti il 14.6 devi pensare che lo devi lasciare liscio. Ciao Lin. Poi, se lo vorrai overclockare dovrai cambiare anche la scheda madre, ma a quel punto non ti conviene. Perché adesso anche voi intelliani volete portare le schede madri fino a che il silicio non vi si sbriciola per l'età? Voi dovete ringraziare che Intel ha deciso, con una manovra degna del mitico Berlusconi proprio, cioè del miglior Berlusconi, quindi una di quelle sole storiche che te potevano vendere così, di far uscire una terza generazione di processori, quindi 12, 13 e 14 sulla stessa socket. Peccato che la 14esima generazione non è nient'altro che una 13esima rimarchiata. Facci se non mai chiamarlo 17KX. Esatto. No, il 14.7 invece è l'unico processore, quindi ne hanno fatto uno, però fanno tutta la line up, la rifanno tutta. Allora, qui stiamo facendo questa cosa. Nel frattempo lo sai che ho notato? Che è salito il prezzo del 37K, ma tanto, Sì? E tipo, in giro ha aumentato 60-70 euro così, Su Amazon non c'è proprio. Non so perché. E chi lo sa? Allora, quello che faremo oggi è... Para backdance, vedi, come sul pezzo. Bastava aggiungere un 50 alla 13. Perché poi copia una AMD, no? E ci mettevi il 7, se 13, 9, 70, però dopo è troppo, numero troppo non tondo. Ah, questo portatile ha un presunto problema al display. L'hai visto a 400, ma non c'è, prova un po' a vedere. Sta a quasi 500 euro. Ma rivendo il mio, chi vuole, Capitalizziamo qua, No, mi sono reso conto perché abbiamo venduto ieri un PC con un 37K che avevamo finito, sono duro andare a ordinarlo. Il nostro prezzo d'acquisto è praticamente pari o superiore al prezzo di vendita. Ho detto, cazzo, c'è qualcosa che non va. L'ultima volta, perché l'ultima volta l'ho pagato 70 euro in meno da adesso? C'è qualcosa che non va. Se adesso così. Sono a bere in giro, niente, è così ormai. E questo è così. È tipo quando, capito, il cartello. È a periodi, è l'onda sinusoidale. L'onda d'estate l'hanno micitto. Secondo me il miglior periodo per farsi il PC per i prezzi è luglio, e a luglio non lo compra nessuno. Se tu vai a vedere, è vero,
probabilmente il motivo del perché i prezzi sono bassi a luglio è perché non compra nessuno. Facciamo una class action, smettiamo tutti di comprare la benzina, così scende sta cazzo di benzina. Ma quanto è bello, io ho messo a 0,80, 0,75, che figa. Ecco, questo è il difetto dello schermo comunque. Senti quella pompa. E dici, mamma mia, sai quel rumore che quando lo senti per troppo guardi il display e dici, cazzo, là guardi il display, $28. Capito? Dici, che sto a mettere, tipo il GPL, che mi costa così manco, poco. È impossibile. Soppe, come puoi vedere, ha un problema al monitor. Non lo fate a casa, per fare questo che sta facendo Stefano, andrebbe smontata e staccata la batteria, onde evitare... Ah, vabbè, diciamo che... Stacchi il connettore del monitor, non è mai bello. No, però li fa a PC spento, naturalmente. Sì, è a PC spento, però ti dico che... Wow! A PC spento con la batteria messa... Wow! A PC spento con la batteria messa, se tu metti male il cavetto ti si può bruciare il monitor. Compri componenti PC e come operare in borsa? Compri quando il prezzo è basso e vendi quando il prezzo è alto. Guarda che tu ci scherzi, ma non è tanto distante da questo. Solo che nel frattempo devi calcolare che mentre in borsa c'hai il problema solo di decidere cosa scende e cosa sale, qui esce pure roba nuova. Allora, mo' adesso dobbiamo vedere se noi abbiamo un monitor per fare la prova. Perché con il monitor esterno questo PC il difetto non lo fa, quindi molto probabilmente non si tratta del adesso cavetto flat. Mi dai il monitor, io andrò nel nostro magazzino e andrò a verificare se abbiamo. Non te perde, eh? Non te perde, tiè. Vado. Vai, vai. Non io... so quando tornerò. Vabbè. Vedi, entro l'alba, che io poi dopo torno via. Allora, qui intanto vi diamo una pulita. Perché si è accasciato là, san ferie. Potrei portare a casa il pupazzo, ormai qui ha fatto il suo corso. Potrei mettere sul divano, al centro del divano lo vedo bene. Alan me l'aveva regalato. Alan. Chi? Diamogli una pulita intanto. Ho buttato tutto. Ho capito, se io vendo e tu non compri funziona un po' così. È come quando a casa uno dice, oh, ma ci stanno più le verdure, se tu te le mangi. Però casualmente ce n'è uno identico. Quello sotto, come puoi vedere, è quello vecchio, questo è quello nuovo. Ah, attenzione. Identico proprio, eh. Quindi possiamo provare. Se sì, questo è il nuovo, vedete c'è la pellicola. Anche perché il vecchio si riconosce dallo, da una cosa particolare che si chiama lo scosso. Sputacchio. Questo è lo sputacchio, famosissimo sputacchio. Ma me le vado in dubbio. Ma come farà a tenerlo così? Come fa? Cioè, quando arriva molto prima di così, siete costretti a pulirlo. Cioè, quando voi aprite il portatile, vedete la controluce, guardate la cam, guardate la controluce. Quando voi aprite il portatile, vedete questo per un attimo. I vostri occhi incroceranno questo. Ma no, oppure c'è pure paura di aprirlo in pubblico, perché tu lo fai. È così si è rotto questo, eh. Proviamo a vedere se intanto... Si è rotto perché non è stato pulito. Vabbè. Sì, perché uno ha fatto... L'ha richiuso. Magari c'era il pornazzo che girava, ha chiuso di corsa, si è spaccato il display. Che ne sai? Allora, vediamo un attimino. Tizio, ma c'è ancora quel portatile? Ma sei tornato dalle ferie? No, dalle ferie, tizio. Sì, o sì. O sta ancora là? No, no, è tornato prima, non hai capito? Lara ha lasciato, lui ancora non lo sa. Lara sta ancora in ferie, lui è tornato da mo. Allora, se io l'accendo... Lo usa mamma. Tua madre usa tutte cose che praticamente funzionano o non funzionano. Vedi la macchina, incredibile. In search of incredible. Lo dice anche l'Asus, però non ci credeva manco lei. Incredible. Io tutte le volte che leggo qua la scritta in search of incredible dico ancora non l'ha trovato, però Sono anni che lo cerchi, Questo è un ragazzo che poi è anche straniero, questo. Era venuto ieri mattina, l'ho parlato io col mio comunque inglese molto forbito. E gli ho detto, ripasso il pomeriggio perché comunque sia nell'ora del tè trovi comunque sia the titular. E ci puoi parlare.
Questo condizionatore sembra un irrigatore di campi di pannocchi. E falla andare. Ho capito. Oh, questo condizionatore porta rispetto, c'ha quasi 20 anni. È ancora cammino. No, va bene. È già sfiammato una volta. Lentino nell'avvio questo portale. Ho capito, Lello. Si sta pure attento perché dietro c'è la scocca rotta. Ho visto. Ah, quello sta ancora a caricare. Sì, ma ci manca solo che sento allora, il Maxtor che fa difetti dichiarati. Controllo di riparazione monitor. Mi sembra, no? L'hai seguita? Ok. È vero, c'è scritto Roberto. Altro qua? No. E allora, è a posto. Però io così non riesco. No, si vede la rotella del mouse che si muove, guardate. Incredibile. Allora le viti qua le abbiamo messe, devo vedere però. Vado a avvisare, gli scrivo su WhatsApp. Vai. Frattempo è finita la giornata, sì. Dici, l'abbiamo aggiustato il monitor. Ma era quello? Non lo so perché ancora non carica. Però intanto l'abbiamo avvertito. Potrebbe essere quello. Eccolo, please wait, wait. Flicker un pochettino, ma l'uccellaccio qua si vede, quindi no, devo togliere la pellicola. Bravo Fiammo, vedi che l'abbiamo ragionata allo stesso secondo. Tante volte mi capita, no? Questo chiude, tutte volte poi dopo guardi lo schermo e dici, ma che è sta scritta che ho scritto? Sarebbe questa scritta qua, guarda, che se intravede, ecco qua, questa, su, questa. Quando vedi questa fai, oh che cazzo, ste pellicole. Braghiune ne sa qualcosa. Questo c'ha purtroppo la scocca qui che è spaccata, quindi quando la vai a piegare è un po' sì. Qui c'è un problema col cavetto. Dai su, via su, dai. Mazza, uno scattino solo ha fatto. Non sta poco messo. Non vedi chi c'è stato. Cioè proprio uno che ormai non so proprio più chi è. Allora questo è fatto. Lo possiamo spingere. Qui c'era pure questa. Direttamente dal futuro, esatto. Pensa un po', allora questo ci siamo.
qui c'ha qualche dentino saltato, perché questi qui non mi fanno più i scattini, manco a carci. Però questo non ne posso fare niente. Sta scocca, diciamo che non brilla per freschezza. Ecco, uno sono riuscito a farlo scattare. Due. Questo qui ci vorrebbe. Ma qui è spaccato però. Tanto l'importante. Questo quando lo apri devi aprirlo e tenerlo qua. Mi fa proprio una fatica in mani sta plastica, non spaccasse. Queste cerniere sono durissime. Eccolo qua. Però l'abbiamo, questo l'abbiamo finito. Questo è pronto per essere consegnato. Bello pulito senza sputacchi. Non so che ci fanno, però o ci ammazzano le zanzare. Siete che all'estero le zanzare sono grosse, quindi a un certo punto fanno proprio vedi che, e vanno de racchetta. Ecco qua. Comunque Fabio sta parlando con la ragazza e dicevo del portatile, quello MSI BitLocker, cripto dei dati, tutto io a fa. Allora, questo è fatto. Questo qui che è il vecchio monitor, lo teniamo fino a quando il cliente non viene a ritirare il PC. Normalmente gli diciamo: lo vuoi? Se ci dice no, che ce devo fare? E con il suo inglese sempre maccheronico, allora lo buttiamo. Però gli dobbiamo far vedere che l'abbiamo sostituito. Anche se vabbè, non c'ho una scienza in questo caso per farglielo vedere, perché insomma si capiva. E questo l'abbiamo fatto. Questo è uno e via. Poi in realtà mi manca la scheda madre del PC che sta in garanzia. Tutti in garanzia, comunque un sacco di rotture in garanzia, porca miseria. Vediamo. Eccoci di qua. Sono stato assalito dalla signora dell'MSI. Sì, ma mi sa che la decisione non è andata a fare. Che cos'è Medicat USB, Daniel? Questo invece è quello. Questo è un fantastico portatile da regalare, idea regalo a Natale. Un fantastico Honda portatile che ha solo la forma di un portatile, perché dentro non è un portatile, ma è tipo uno scarto di un netbook misto su un vecchio tablet. E questo all'epoca, un anno fa, ce l'ha portato perché c'era l'SSD rotto. Gli abbiamo messo un VD Green SATA, quindi M2 SATA, che si è rotto pure questo. Mannaggia, ancora dopo un anno si è rotto. Quindi questo mi toccherà smontarlo per... Volevo sapere una cosa, dentro i nuovi pannelli del tuo studio isolano tanto come acustica, cioè noti che isolano? Allora, non isolano, ma non fanno riverbero, non ti danno la sensazione di stanza vuota. Naturalmente assorbono le particelle vocali della voce, che comunque vengono sparate contro la parete, anziché rimbalzare più e più volte, e questo è l'effetto che poi crea il riverbero o l'eco dentro una stanza. Quelle le catturano come i mobili, come un divano, come tu più la riempi e più fa effetto ovattato una stanza. Poi non è che te la isolano a tal punto che sembra che stai dentro uno studio di registrazione. Per fare quel lavoro devi comprare un altro tipo di struttura, molto più professionale, molto più costosa, e devi farla praticamente quasi tutta. Non stai attento e fai sputare. No, non lo utilizziamo. Quel legno avevano del forno assorbente? Quale legno? Quello vecchio? Quello vecchio no, quello nuovo sì. Quello nuovo sono delle striscettine di un millimetro di legno, quindi è puramente estetica, incollate su un 0,9 di forno assorbente, quindi totale spessore di un centimetro. Nuovo, 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 tutto il nero che vedi tra
tra una stecchetta e l'altra di legno è fonoassorbente. Infatti se ti ci metti abbastanza vicino, circa 15-20 cm con l'orecchio, solo che ti avvicini a questa distanza, hai la sensazione dell'ovattato, quindi hai la sensazione dell'isolamento se ti ci metti abbastanza vicino. Quindi te ne rendi conto che un orecchio va verso il resto della stanza, un orecchio verso quello. Se ti metti abbastanza vicino te la dà quella sensazione, quindi quello isola. Mia impressione oppure da voi sta piovendo? No, è sto cazzo di condizionatore, Corin. Io lo tengo sempre su quiet perché fa una cacciara della miseria. Quindi adesso l'ho messo su quiet. Come vedete, il fantastico Honda Portable, eccolo qua, il notebook Honda, è tutto qua ragazzi, tutto qua, solo questo qua, quello che vi dicevo prima, questo, ragazzo, io ho scritto. Sì, questo alla fine è tutto il portatile, questa è la batteria, questo è tutto spazio vuoto, questo è il portatile, questo, non ha ventole, non ha dissipazione, non ha nulla di attivo, ma solo questo dissipatore, questa placchetta di rame passiva. Che dopo fare la tenemo. Quindi questa placchetta, sì, insomma, è l'unica fonte di dissipazione. Il resto è completamente vuoto. Cassette proprio China style, proprio di quelli che troviamo dentro, sai, quando smontavi qualche vecchio stereo. Qui c'è un modulo con tutta una prolunga che va dalla scheda madre, che sembra strano ma è solo questa, quindi è la misura di un tablet, fino a di qua, solo per spostare il cavo audio jack e una porta USB. Questo modulino. Questi sono i portatili della Honda, questa marca qui. Quindi quando li vedete o qualcuno, l'adesivo davanti è la cosa più bella. Beh, vedi un po'. Ci sta, no? Però dicevo, quando vi capita che qualcuno, qualche zio, qualche parente, qualche, sai, qualcuno che comunque è un po' meno esperto nel riconoscere comunque, sai, le specifiche di un notebook, vi dice bello del zio. Parlo bello del zio perché normalmente noi qui in chat siamo tutti comunque maschietti appassionati un po' di informatica. Bello del zio, volevo farmi comunque un notebook, ho trovato questo qui, no, della Honda, questo qui, una cosa semplice, tanto io ce l'ho solo una viga, ce l'ho una sul sito dell'Impes e ci devo giocare a burraco online. Che ne pensi? Potrebbe andare bene questo? Quando vedete comunque Honda, cercate magari di sconsigliare. No, ma allora, il tablet ok, però va bene avere un notebook perché tu ti metti seduto, no, stai davanti, hai una tastiera, cominci a fare col dito. Allora, metto la password. Dove cazzo sta qua? Che ha spostato qua, toccato qua, che poi cominci, no, che dai colpa all'altri. Comunque è buono avere un notebook che va bene per fare una semplice navigazione. Però vi consiglio di magari cercare di spingere ad acquistare un prodottino che sia comunque un notebook a tutti gli effetti, perché poi in questo caso questo notebook, cioè, ha delle grosse difficoltà a livello di RAM o di espansione futura, o in caso di guasto, questa RAM non la puoi espandere, in caso di espansione futura o comunque anche in caso di difetto, perché adesso lo butti ragazzi, questo è vero che costa due lire ma lo butti, quindi boh, a noi certo gli ha detto male, lui era venuto qui, vi faccio vedere cosa c'era all'interno del notebook, chiamato notebook. Guardate che bella SSD che ti davano, M2 SATA della Xuangun, marca famosissima, da 240 giga. Questa era l'SSD che c'era all'interno, è venuto un anno fa con questo rotto. Mo il destino ha voluto che pure Western Digital rotto, perché non glielo vede più. Quindi questo qui andrà smontato, ordineremo, perché non ce l'abbiamo più questi in negozio in pronta consegna, ordineremo il pezzo di ricambio, che poi questo, c'è, voi vedete, un Western Digital, no? Quando diciamo le cose, Western Digital si è shoppata. Chi si è shoppato Western Digital? Lo vedete qua. Un po' penombra, si capisce il nome. Ok? Quindi questo in teoria deve avere una percentuale di rottura bassissima. E ce l'ha. Però quando poi ne becchiamo uno rimaniamo un po'
tra la libidi e le esterefatte, un po' così. Quindi un minimo isola, grazie, come dissi tempo fa, devo fare una stanza così e mi serviva se... ok. Provalo prima da qualche parte. Sì, lo devo provare. Il problema è il PC, allora. Oh, però adesso non c'ho tempo. No, il problema è l'SSD. Infatti questo sta in garanzia. No, questo col cavolo. Questo col cavolo lo trovi su Amazon, questo disco. Questo lo provi a VD, questo. Essendo venditori diretti, VD. O se no, è bello, è brutto se questo non si trova. Ci metteremo un equivalente, sempre M2 SATA. Lo devo provare questo. Non è detto che sia il disco. Sì, lo devo provare, però non glielo vede proprio. Però questo qui è durato un anno, eh. Un anno. Quindi dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere. Allora io dovrei avere un lettore di che cosa? Questo dovrebbe leggerlo? Dipende se è M2 e questa è M2 SATA. No, lo leggerà? No, non te lo legge. Dai. No. E dai, no. E dai, non te lo può leggere. Perché no? Perché quello c'è la linea VCS. E che vuol dire? È retrocompatibile. No, no. Oh, guarda, ma il sistema azzurro è un assemblatore mediocre. Ma non lo sai che sono due protocolli diversi? È come fuoco e acqua. Dai. Non li puoi adattare. Ma no, che sulla schiera madre funziona. Che c'entra? Se dice che è SATA, questo ma perché no, è tutto e due? Ma appoggio quella là, non ce l'ha, no. Non ce l'ha. Dobbiamo fare un ragazzo di cosa? Quella là, non ce l'ha. Quella là. Quella c'ha manco di stimatore. Comunque è impossibile, qua mancano gli strumenti base per lavorare, ma come ma si tu fa? non mi dai la possibilità di maneggiare devo questa cosa. Devo cambiare la scatola là perché non è possibile, eh? Pianciano M2, cioè stiamo nel 2023, ma con che cazzo di attrezzi lavoriamo? È una vergogna! È una vergogna? Fate due domande, non lo so io. Allora, sotto comunque budget non conta. Scorre assemblaggio PC gaming. Beh, oh, più gaming di questo. Quindi che vorresti? Allora, che UPS uso a casa? Non uso UPS a casa, me ci vorrebbero troppi UPS. E poi non mi piacciono UPS, sono troppo grossi, fischiano, bippano, a me mi salta la corrente in continuazione. Ma tu sei sicuro che è nostro sto coso? Sì. Se vai a vedere il nome della persona un anno fa esattamente l'ha comprato. Vabbè, facciamo prima a farne arrivare un altro nel dubbio, no? Sì, nel dubbio dovremmo anche provarlo però, Se ha cambiato questo un anno fa un Sankun perché era rotto e abbiamo messo quello, dopo un anno non ne vede più manco quello. Very bad questa cosa. Very bad che sì, perché fino a che Sankun mi sta bene, ma Fammi vedere se è ordinabile. Io proverò due adattatori per provare l'SSD in via mia. Colpa di Fabio, caccia i soldi e compra l'attrezzatura. Diglielo Gianni. Che cazzo, qui stiamo con le pezze un se po' di, ma perché? Mi domando, perché? Mannaggia al cuore, mannaggia. Comunque mi servirebbe, a me non mi servirebbe un gruppo di continuità, a me mi serve un gruppo elettrogeno. Porco Giuda. Se viene... Bravo, diglielo. No, il bello è che abbiamo un PC Coril, abbiamo un PC muletto che non ha gli slot M2. È troppo vecchio. Poi sai che l'M2 SATA comincia a essere pure un po' complicato perché ci deve per forza un adattatore esterno. Vabbè, ho investito 13 euro, l'ho comprato. Ah, santo sia lodato. Abbiamo comprato l'adattatore, Abemus adattatore, abbiamo speso questi 13 euro. Eccezionale. Beh, è una botta grossa questa, eh. Però alcune volte mi fanno fatti investimenti.
Dovere, dice Doc, dovere fa. Vabbè, pure c'è ragione, Corile. No, no. Ma la bravura del tecnico si vede anche quando non ha gli strumenti. Infatti, se domandiamo tutti come famo a fare diagnosi senza componentisti. Vabbè, questa è quanto siamo bravi. Devi aspettare perché arriva domani. Ho dato 13 euro al padrone, 13,51. Stava pure in offerta. Fake offerta, ecco, ovviamente ho visto su Kiva, stava a 14,60. Vabbè, e questa l'abbiamo fatto. Mo? E mo ne so. Da. Vediamo questo. Il computer di quella, no? Piano, ancora c'è BitLocker. Che vuoi fa? Ma... Tu nella tua ignoranza da assemblatore mediocre non si può formattare un disco e c'è il si cambia il disco. Bravo. Tu questa cosa perché non gliel'hai detta? E gli ho detto vabbè, tanto lascialo, poi vedo. Perché la cosa del BitLocker me l'ha detta dopo. Dopo che me l'ha lasciato. Chi, come fa? Cioè, ma chi cazzo gliel'ha messo? Ma che ne so. Allora. Il PC che abbiamo fatto adesso è pronto e è già consegnato. Questo lo mettiamo da parte in attesa appunto che BitLocker è, sì, è il programma di sicurezza che ti, ce l'avete tutti su Windows 11. Se fate nel tasto ricerca BitLocker scrivete, vi manda sulle opzioni del BitLocker, potete abilitare la criptazione del disco e vi dà una chiave lunghissima. Questa chiave, una volta che comunque sia, se il disco viene smontato o se succede qualsiasi cosa, vi chiede questa chiave, se no il disco praticamente crittografa tutta la cosa. Chi è Jack O'Connor? Preso un adattatore, penso per disco M2. C'è ragione. E allora sì. Allora a nostre spese abbiamo fatto prima il cambiaio così. No. Sì, ma... Sta persona che ci ha portato questo qui col BitLocker, lei dice ma perché mi sei abilitato, perché di qua, perché di là, adesso non mi fa più ripartire la cosa. Mo lo vedremo, però io ho detto non si abilita da solo. E chi mi ha abilitato? E che cazzo ne so io? Se sapevo date ste risposte mi davo da solo i numeri per giocarsi nella lotto e di certo non stavo qua. Adesso stavo, che ne so, a Miami a beve pigna colata. Questo chi è? Era lui, ragazzi. No, quello sì. Ma arriva la scheramare di questo, mia ragazzina. Ordinata. Se tu me... Ma tu me l'hai detto ieri alle 6, ma chi... Dove cazzo la prendo la notte? Devo andare a rubare? Ah, perché non pensavo che magari come lavoro parodondavo c'è pure quello. Quindi... Vado a rubare una visita del 60 a casa di qualcuno per cambiarla in garanzia storia. L'ho ordinata, no? Ma io lo sai come. Non lo so io, stiamo chiusi, i pezzi rimangono fermi, non lo so io. Se vogliamo dirla tutta, sei stato poco professionale, perché io sono arrivato ieri, non sapevo che c'era quella scheda da ordinare per la garanzia, perché se io l'avessi saputo avremmo guadagnato un giorno. Quindi sei un assemblatore preciso e lento. Come stanno le mice? Molto bene, Goril. Grazie I'm so beat. Scusa, per il follow. Qua che c'è scritto 308, perché io lo so il 29? Perché stavi all'altra parte del mondo, non lo so io. E beh, ma lo potevi scrivere. Potevi andare in vacanza su Marte con Bezos, no? Che cazzo ne so, Senti, mi stai a far spendere soldi, Certo. Allora, qua che c'è sta? Basta che c'è quella roba a noi, perché io già ho capito l'antifona qua, No, l'antifona che ne ha capito, che poro sossio. Per me sossio era disperato e ha cercato di liberarsene. Sì, ma io gli ho detto subito, MSI non ha centri di raccolta sparsi per l'Italia, quindi non è che me lo porti a me perché se la compro da un'altra parte. Ah, capisco, capisci. Vediamo sto stealth... Poi dice Iana, già il BIOS era novitato.
Ma mi ha detto che questo Ah, lui qui è dice stato questa a vicetta Milano. rossa. E me che cazzo io voglio dire? Vedi? C'ho la vicetta rossa di Windows 11 Pro originale, di vicetta Rocco. Ma che sarà Dio? Ragazzi, Show. allora, questa è bella, questa etichetta, è originale, oh. Che io vedi? Guarda qui come va a finire qui, eh. Questo secondo me te lo dico io che è successo. Te lo dico io che è successo. Lei per un problema. Allora, senti che diagnosi che ti faccio, Ma manco l'hai degna del guardato! miglior Orazio di CSI. Senti a me. Allora, ascoltatemi bene, ragazzi. Pronti a clippare questa cagata Ascoltatemi bene. pazzesca? Con tre indizi io vi posso dire tutto. Allora, questo portatile è stato comprato presso uno store leggermente a sud di Roma, ok? Quindi con dei fantastici pregiudizi la persona, dopo che comunque questo portatile ha cominciato a manifestare problemi di temperatura non legati al malfunzionamento, ma Ripristino di questo le bit locker. sì, ma legati comunque sia a un discorso di dissipazione legati al modello e alla potenza dell'hardware, cosa ha fatto? Ha dubitato. Quindi è andata a cercare di fare rivalsa sul venditore del prodotto. Il venditore gli ha dato il 2 di picche dicendo il sistema operativo che ci sta è originale, quindi ti attacchi al chiccherone, devi comunque sia mandarlo in garanzia. Ha fatto un lavoro non proprio clean. La mia domanda è come Aspetta, aspetta. c'è finito il BitLocker qua Molto lo dentro. spiego, fammici arrivare. Cosa succede? Questa persona si è incaponita e ha contattato direttamente MSI, riuscendo a ottenere comunque, quindi bypassando il venditore e spedendo il prodotto direttamente a MSI, probabilmente comunque alla sede operativa che hanno a Milano per l'assistenza, non direttamente in Polonia. Quando l'hanno mandata a MSI, MSI che cosa fa? Praticamente te lo controlla, ti aggiorna il BIOS, perché ha fatto che potevamo fare, e damogli una aggiornata al BIOS e rimandamoglielo. Questo è stato fatto. Quando aggiornano il BIOS, però, spesso capita che aggiornando il BIOS, Windows 11 scazza, se hai un PIN ti chiede di ripristinare la password. In questo caso però di mezzo ci si è messo un fantastico BitLocker che quindi è No, intervenuto no, andando a criptare lo stesso sistema operativo e quindi eccoci qua, signor giudice. no. Io chiamo sosso prima di fare qualsiasi cosa con questa. È andata a finire così. Adesso tu questo non lo sbraghi neanche se ti metti in ginocchio, eh. No. Pure è bello questo 240 Hz. Bello, bello, questo è un bel prodotto, però questo qua lo dico io che non va a finire così. Questo gli si è scazzato il sistema operativo, il BitLocker è intervenuto, come se è stato montato. Allora, perché ti dico che il BitLocker è intervenuto? Perché quando aggiorni il BIOS con Windows 11, mi è successo pure al ragazzo che oggi io ho cambiato la scheda video in garanzia. Gli ho cambiato la scheda video in garanzia, visto che c'è stavo, io ho aggiornato il BIOS. Lo sai che mi ha detto Windows 11, devi ripristinare il PIN perché non riconosco più l'hardware, ma non per la scheda video, perché ho aggiornato il BIOS. Hai visto quando succede pure in live e devo chiamare i clienti e di guarda che ti arriva un codice che devo ripristinare solo perché abbiamo aggiornato il BIOS. Questa cosa lui vede come se tu hai preso questo disco da un altro computer e l'hai messo qua, ecco perché interviene il BitLocker. Probabilmente in una fase d'ottimizzazione che fa questo store o questo negozio, magari gli hanno abilitato il BitLocker pensando di fare una cosa gradita come testarlo il Norton. Però potrebbe essere. Grande Aleir. Quindi in questo momento non partirà più. Non partirà più e se non sblocchi il disco, oddio, può darsi che formattandolo in realtà lo No, bypassi. Non non lo ci bypassi. riesci? No. Questo se tu non gli dai questa criptochiave, Il te la disco è cripto inutilizzabile. prendi nel culo, chiaro? Questo Non gli io. puoi fare No. assolutamente un No, cazzo. non so se quando se bypassi mettendo la chiave di la pennetta di Windows se riesce a bypassare il BitLocker, perché questo qui. Un'unità che c'è al BitLocker non si fa formattare. E allora niente. Però adesso io cerco di fare, vediamo se dal BIOS mi fa fare qualcosa. Prende tutto sto bordello comunque era per dire che è stato l'aggiornamento del BIOS che ha scazzato Ma poi questo BIOS è l'ultimo, tutto. Ti 29 marzo 2023. ha messo MSI, mazza 20. Ti devo dire, l'EC Build però è del 2022, quindi vediamo un attimo. MF firmware. Buttare il disco è un'opzione, sì, è un'opzione. Però visto che il portatile è nuovo e sta in garanzia, giustamente uno pretende che il PC gli funzioni. Una chiavetta con Linux avviabile, formatti e poi metti la chiavetta Windows, dice. Potrebbe essere, vedi, un'idea. Però noi Non generalmente. credo. No, vabbè, noi generalmente perché non lavoriamo appoggiandoci su Linux, perché non siamo sistemisti del problema, siamo
siamo, diciamo, puristi, cioè, ovvero il problema ce l'ha, deve essere formattato. Poi, a maggior ragione, se il portatile sta in garanzia e non è il nostro, noi a un certo punto ce ne laviamo le mani, perché comunque dovresti far pagare un'operazione. È come se io installo Linux, poi elimino, poi installo Windows, non te posso far pagare 38 euro in installazione, devi pagare molto di più, capito? Però vedi, Mago Shom dice: formattando bypassi alla grande, lo faccio tutti i giorni. Quindi tu dici che formattando il disco, anche se c'è il BitLocker, il disco si fa formattare. Buongiorno, l'unica soluzione è che avesse il backup della chiave di ripristino. Questa non sapeva neanche di avere che cosa fosse il BitLocker, che cos'è. Però pure Aller dice si può formattare, eh? Tecnicamente non dovrebbe. Mi dici che è 12 UGS trattino. Questo è 12 UGS, poi sotto c'è scritto MS trattino 17 più 1. È solo una protezione sulla lettura dei dati che sono crittografati, però dovrebbe far formattare. Ok. Però loro ti dicono il disco formattato lo cancelli tutto. Noi però lo so che non devi essere un sistemista software per utilizzare Linux, ma noi come in laboratorio, non facendo questo tipo di servizi, non ci mettiamo per passione a vedere mi creo la chiavetta di Linux e la inserisco e faccio partire il sistema. Non ci smanetto con questa roba. Non è che devo essere forse un sistemista, ma non ci smanetto neanche for fun, perché devo fare una cosa che comunque sia poi non posso fare rivalsa su un cliente, che non te la posso far pagare, o comunque la faccio pagare. Io se devo mettere una chiavetta Linux e bypassare la cosa, poi formattare il PC e installare Windows e mettere tutti i driver, io ti chiedo 100 euro. E a cazzo. Poi tu mi dici, ma è troppo. Allora non te lo faccio il lavoro. Però una volta ho cominciato a smanettarci, di certo non si lavora per passione. Si lavora con la passione, ma non si lavora per passione. Se guardate, è nuovo di fatto. 150... 150 avrei un no secco. Calcola che noi la formattazione di Windows la facciamo, formattazione, cioè nel senso formatto di installo Windows e tutti i driver, la facciamo pagare 38 euro, che ad oggi è un prezzo vecchio, non aggiornato a quello che ad oggi paghi. Ti dico solo che sono a fare la richiesta per la legna per casa. La legna quest'anno costa 17 al quintale, l'anno scorso era 16, scusate, ma 4 anni fa costava 12. Aumentano di un euro l'anno. No, la formattazione nostra costa ancora 38 euro. Però negli anni è diventata sempre più facile. Sì, negli anni è diventata più facile, ma è diventata pure che poi una volta che sta lì... La C-Adapter. Una volta che sta lì devi installare anche comunque il softwareino per la gestione dei LED, è perché il display sul dissipatore a liquido... Grande Spizzi. Ciao Spizzi. Grazie, bentornato anche a te. Agli altri... chiedono 60 euro a Milano. Lo so, vabbè, noi siamo rimasti così, diciamo, comunque sia. Sì. Ah, c'ha il connettore normale, meno male, va. Però ecco, capito perché dicevo. Ah, guarda. Quindi siamo rimasti comunque a quel prezzo. Se chiedi 150 euro la gente qui sviene sul marciapiede. Normalmente abbiamo problemi pure con questo tipo di... No, Gradis è morto da parecchio tempo, ma questo è ovvio. Poi dipende. Se il portatile è mio, anche se magari dovrei dire, guarda, questo... Lo sai che c'è? Ve la sintetizzo. Tante cose si tende oggi a non farle perché è aumentata tantissimo negli anni una cosa che prima o eravamo noi che la percepivamo in modo diverso. Comunque adesso... è tutto molto polemico. Cioè, se tu sbagli mezza virgola o fai una cosa come il cliente non si aspetta, basta questo, nasce la discussione. Cioè, adesso stanno tutti in cerca del... Ah! Capito? Prima non era così. Quindi noi automaticamente stiamo attuando una tattica di... questo genererebbe forse... Ah! Allora, nel dubbio... È vero, è vero. Me paghi tanto... Cioè, tanto, oppure... Noi siamo sempre stati molto attenti ad evitare gli scazzi, di prenderci gli scazzi. Per dire, se c'è una persona che mi chiama e mi dice: ciao, stavo pensando di fare un impianto che però voglio mettere la serpentina del frigo connessa al PC. La prima risposta è no. Anche se tu mi dici, ma te pago 1000 euro, la risposta è no.
indipendentemente dal prezzo. Non è che per il prezzo faccio tutto, facciamo delle cose, solo delle cose selezionate da noi che sappiamo che danno poco scazzo. Tu entri qua, mi dici perché Nole, tu vieni qua e mi dici non mi funziona il tasto del wifi, devo formattare, cioè non devo assolutamente formattare, perfetto, non te lo posso fare io, ma te pago la consulenza, non lo posso fare io ti sistemo la situazione. Se io ti posso formattare il PC, se tu mi dici il PC non si può formattare, dico tieni, chiama un sistemista, fallo venire a casa, o vai da un negozio che si mette di santa pazienza a cercare di sbattersi tra... Poi non lo vedete, ma sta aggiornando il BIOS, sì. Come avrete capito. Tra registro di sistema, chiavi, cazzi e mazzi, per farlo funzionare. Questa è una cosa che noi non facciamo, perché è capace che poi per riuscire a fare quella cosa ci perdi 4 ore di tempo. E fuscio è la ventola di sto coso che mentre aggiorna il BIOS sta a stecca, perché deve evitare che si possa spegnere. Lo so, tanto sta al 60%. No, allora il gioco non vale la candela. Perché? Perché in passato, è vero, pagina S4, cosa è successo? Che è spesso, anche per... Ecco, ha finito, eh. In passato, anche per inesperienza e anche per entusiasmo, quando c'era un qualcosa da fare, ci piaceva lanciarci in delle sfide. Che era, non riesco a far funzionare questo, perfetto, ci provo io. Alcune schede madri bocciate come rotta, abbiamo provato a cambiargli comunque sia i condensatori, abbiamo provato a fare di tutto tante volte. Questa cosa però prima non si percepiva come tempo speso uguale costo, no? Era, tu si sta qua dentro, ce li sta tutto il giorno, famo quello che ce va de fa. Vuoi sta tutto il giorno a cercare a drizzare dei pin della scheda madre? Perfetto, stacci. Mo adesso non è più così, raga. Adesso devi essere più produttivo, bisogna essere più schematici. Bisogna essere, visto che gestiamo più cose rispetto a prima, perché adesso effettuiamo più spedizioni, siamo appresso comunque ad Amazon, siamo appresso comunque alle mail, ai clienti preventivi, un sacco di cose che curiamo magari in maniera maggiore, anche i stessi social. Fare una live che dura 2 ore mi toglie tempo per fare altro. Ma a parte queste cose che stiamo a fare live oggi, vabbè, però ti toglie tempo per fare altro. Quindi automaticamente non è più metti da fare quello che te vuoi fare. Io faccio una prova, schermare i pin piegati, provo, metto il professore, accendo, va, ok, non va, ok, basta, boom. Oh, non va, che tali prende? Quanto ti devo? Zero. Ti chiedo zero. Non paghi una lira, ci ho provato, non ha funzionato, te la ridò, così non ho vincoli morali e neanche contrattuali con te. T'ho fatto, ci ho provato, non ci sono riuscito, non mai pagato. Amici come prima. Ok. Uguale per i componenti. Se c'è questo PC, non è mio, è stato acquistato comunque presso un altro store, indipendentemente che sia MSI, potrebbe essere pure un Asus, potrebbe essere quello che te pare. Non è mio, non è stato acquistato da me, è nuovo, c'è una garanzia che lo copre. Se vedo che comunque il cliente, quando ci parli, quando comunque te lo lascia, quando ti richiama, tu gli fai un po' una lettura di com'è la persona. Può essere più puntigliosa, può essere più socievole, più arrogante, più sospettosa, magari non si fida, c'ha paura che comunque la stai a fregare. E quindi quando tu già hai una chiave della persona e dici questa potrebbe essere una potenziale, che ne so, rompiscatole, ok, per non usare altri termini, rompiscatole, quindi so che se poi te lo ridò e qui c'è sta una ditata, tu me ne rompe i coglioni. Esatto, ok. Quindi se vedo che il PC sta garanzia, a un certo punto cosa nasce? Me ne lavo le mani. Perché in passato è successo che per guadagnare 30 euro miseri su una formattazione, sta cosa ci sei, cioè proprio ci è ritornata indietro. E abbiamo speso magari 10-15 ore di tempo su un PC solo per quei maledetti 30 euro. A tal punto dici, ma fanculo, mannaggia a me, quando l'ho preso? Ecco perché siamo diventati schematici. Porti un Mac, come entra un Mac qua dentro? Minimo sono 150 euro. Minimo. Perché poi è successo che un Mac si è rotto. Ecco, quel Mac che si rompe e ci di rimettere tasca tua, per un qualsiasi tipo di motivo, vale 4, 5, 6 Mac che tu hai fatto in passato. Quindi quel guadagno che ti hanno dato. Vendiamo anche su Amazon, assolutamente sì. Che stiamo a dire? Grazie, sicuramente allergia da 12 ore. Come allergia, perché Coril, che c'hai?
io ti dico, ti consiglio il Dimista. Grande capitano che mette parte 1 e parte 2. Con la spedizione Amazon o vostra? Nostra. Spedizione Amazon nostra. Però ci abbiamo comunque sia sempre la protezione dalla A alla Z, perché la devi comunque garantire al cliente in ogni caso. Quindi su Amazon in realtà i prodotti costano di più rispetto di quanto costano sul nostro sito. Perché Amazon comunque si prende una stecca, però Amazon è una vetrina maggiore, quindi ti consente di vendere. A volte tu vedi che magari vendiamo un prodotto su Amazon, lo stesso prodotto lo trovi sul mio sito a un prezzo inferiore, ma la gente compra ugualmente su Amazon per un discorso di protezione. Ah, benissimo, attacco d'allergia. Cortisone. È una garanzia per quanto riguarda un venditore, assolutamente sì. A noi ci rimandano delle cose che ti cascano le palle per terra. Abbiamo venduto una fantastica Marmilo e non è l'unica venduta, rimandata indietro, non so per quale motivo, aperta. Ora mi tocca a me sistemarla, cercare di comunque sia rimettere bene il cave. È nuova, spedita, due giorni, ritornare. Perché non ti piace? Sarà comprata sul sito mio, dal negozio mio. Io ti dico, se non ti piace non la devi aprire. Poi certo, a distanza c'è sempre il diritto di recesso, questo è ovvio. Però su Amazon capitano delle cose abbastanza strane. Cosa capita di strano? Capita che vendi un dissipatore, ti contattano dopo 10 giorni, le ventole sono rotte. Impossibile, perché noi le montiamo a miliardo, perché mo proprio quelle che ti abbiamo spedito a te sono rotte. Te posso rimandare solo le ventole? No, mi rimanda tutto. Vabbè, ma ho montato. Ma che cazzo c'entra? Mo ti rimanda tutto, sai perché? Perché ce n'hanno già uno. Ventole rovinate, sbiellate, perché hanno lavorato magari per un anno, cominciano a fare rumore, ne comprano un altro, se tengono le ventole, ti contattano a te dopo 10 giorni dicendo che le ventole sono rovinate. E alla fine te lo rimandano, tutto aperto, tutto sballato, viti mancanti, pezzi mancanti, di quel coso, a noi ci rimane qua, sul groppone, capito? Poco a poco tu provi a contestare questa cosa al cliente dicendo guarda che il cliente non mi ha rimandato tutto, guarda il cliente, niente, il giorno dopo Amazon ti dice abbiamo applicato la garanzia dalla alla Z per questo cliente, gli abbiamo dato i soldi, mo te poi te la sbrighi da solo. Cioè, capito? Succede però. Succede e purtroppo avere a che fare, quello è un po' amore e odio, no? Perché tu dici, cazzo, sono costretto, all'epoca c'era eBay, però non era così. Perché eBay alla fine faceva solo da tramite, invece Amazon mi mette proprio così. No, no, ci penso io, proteggo io, il cliente lo proteggo io. Ma il cliente è un pluricarcerato latitante. No, no, proteggo io. Questo va in PC la mattina, non ce ne frega a casa. Alla Z, datti i soldi. Sì, però vabbè, sono clause un po' di merda, perché poi chi ci sguazza attraverso perché non c'ha ritegno fino a che non viene beccato sti cazzi, perché c'è sta quella gente che fa così, fa certi impicci che manni sull'astrico negozianti, gli compri roba, scarti, gli manni altra roba indietro, poi tu devi dimostrare che quel pezzo che ti ha rimandato te l'ha rimandato il cliente, veramente delle cose folli. A noi per fortuna non ci è successo niente tramite Amazon, perché poi effettivamente se te incastri col centro gli puoi dimostrare le cose. Però alcune cose non gliene riancassero, loro tutelano prima il cliente e poi ci cioè, pensi poi vediamo. Tanto gli dammi i soldi, ma prima assicurati che il cliente mi abbia rimandato il prodotto come era, integro nella sua scatola con tutti i componenti interni. Fai, cerca un feedback da me, dimmi, ma ti ha mandato tutto? C'è tutto? Io ti posso dire sì. Mi rimani a scatola strappata, mi manca magari l'adattatore per socket AMD, c'è solo quello per socket Intel, e le ventole se vede che magari sono vecchie e sono usate, mi ha mandato ventole dell'altra cosa, che cazzo te butta, no, ma me fai difende, non c'è sta cosa. Io ho comprato un TV, è arrivato rotto, devo ancora fare rimborso, ho passato basta stampare i seriali sui componenti, non si può fare sta cosa, Fla Fiammo, non si può fare. Tu immagini, tu lavori qua, io ti dico tutto quello che arriva devi aprirlo e già non puoi sballare tutto perché alcune cose c'è nel cellofan e devi serializzare tutto. Tutto. O sai quanto ti costa? De tempo ti assume una persona apposta, che non è che sei i cinesi, veramente i cinesi prezzo, un prezzo su ogni cosa.
Noi abbiamo i seriali sui componenti, ma i seriali sui componenti è la scatola seriali, che è il seriale di quello che c'è dentro, ma il seriale non è come mettono pure sulle ventole. Per farti un esempio di un distributore a liquido, il seriale sta sul water block, cioè sta sul radiatore, che include tutto il pacchetto. Le ventole non hanno seriale, le ventole non sono serializzate, non c'è un modo per tracciarle, a meno che non ci appiccichi te un'etichetta che ha creato te. Sì, è vero, mo controllano a campione, ma controllano. Sì, poi hanno allungato i tempi per i rimborsi, però lo fanno, quello non è un problema. Una volta noi serializzavamo le RAM, erano le Kingston, aprivamo le scatole una per una per appiccicarci un'etichetta che ci inventavamo noi, quindi che era, ne so, ZYB472, via, stampavi, poi ritagliavi, l'appiccicavi sulla RAM, ZY473, era un lavoro. Però prima erano anche altre, cioè prima io e Fabio stavamo su 10 ore di negozio effettivo aperto, per 6 ore ci incrociavamo, spesso era un lavoro, cioè adesso no, adesso abbiamo ottimizzato i tempi, ovvero se io sto qua fino alle 4, Fabio arriva alle 4:10 e viceversa, no? Io attacco all'1:30, lui magari sta qua fino a, io arrivo all'1:25. Stiori ha preso una scheda male di stiori Mirage 240 della Laguna, entrambe rotte, rimesse la scheda, tutti i componenti dentro, chiesto e reso. Ah, vabbè, ma poi Amazon, cioè, sappiamo com'è, ma io non me lamento di Amazon, me lamento, cioè sì, anche di Amazon, ma del sistema un po' complessivo. Allora fammi provare a vedere intanto Proviamo ad accendere. Fabio, dai 9 fino alle 13:25 c'è sta lui. Quello ti parlo. Sì, è che se mani la sabbia e poi se ne accorgono, te segano, te rovinano proprio. Ho traslocato a questo mese e acquistato tante da Amazon, metà rotti, sono salvati solo la lavatrice asciugatrice. Benissimo. Gli elettrodomestici per casa vecchia li comprai dai Price. Amazon non era ancora così. Allora, questo è tutto un disco da 1 tera all'interno. Io elimino tutto. E vado a installare Windows. Ecco, intanto questo lo mettiamo qua e intanto si installa. Via. Non lo vedete, ma sta installando, lo capite dalla barretta verde sotto. So che bianco sbatte contro la gamma, ma comunque almeno ci avete questa percezione. Con gli avvisi di rimborso te lo fanno comunque. Vabbè, io spero di non arrivarci mai, anche perché comunque non ci acquisto tantissime cose. Io ci stanno pure mesi interi che non compro nulla, in realtà. Grande Gerardone. Capitano ormai sta sul pezzo, ormai è Amazon, perché lui lavora per Amazon. Mamma mia che sonno. Beh, ci vuole un bel goccio d'acqua. Chiamo per battere cassa. Vai, vai, chiama. Ma a me sì, alla fine se ti appassioni sì. Ma che ci lavoro? Ormai non più.
Stai installando sul PC BitLockato? Sì. Giustamente, per esperienza di qualcuno che mi ha detto potete andare tranquilli, perché i dati sono quelli loccati, ma non la, l'invalidazione. Ho detto io ci devo provare. Via, ho sto formattato. Volevo aspettare Fabio, ma ho visto che comunque è lunga la cosa. Ho detto, beh, intanto vado avanti, ma ne va, mi dà un errore. L'errore non me lo sta restituì, quindi era come pensavo anche io all'inizio, cioè che bypassi formattando tutto, però Fabio mi ha detto no, guarda che non te lo fa fa, quindi mi aveva messo un po' la pulce nell'orecchio. Poi alcune cose, se passa qualche mese che non succede che ci metti mano, te hai pure il dubbio se te stai a ricordare male o se te stai a sbagliare. La pioggia porta il fresco, ma dormivo con il pigiama, maniche lunghe e gambe lunghe, mi sembrava troppo. Lo so, però ha fatto bella, una bella rinfrescata anche qua, eh. Era comunque una soluzione da provare, può funzionare. No, no, ma penso che funzioni, perché l'avete detto in più di uno, quindi mi avete più o meno confermato l'idea. Poi a volte è bello unire anche elementi per tirare fuori, no, la cosa del, perché è anche brutto avere la percezione o dare la percezione di se stessi che dal momento che io lavoro a un negozio di informatica sono un dio sceso in terra per quanto riguarda chip e quant'altro. Non è così, perché poi il mondo dell'informatica è talmente vasto, da programmi o hardware o vari tipi di utilizzi o vari tipi di soluzioni, che a meno che non sei un nerd di quelli che sta tutto il giorno a fare tutto, a leggere tutto, o magari fai, cioè magari nerd inteso non in maniera dispregiativa, magari il lavoro tuo è fare l'hacking etico e sai mettere le mani a qualsiasi tipo di cosa, e sei pure appassionato e ci metti pure che leggi la mattina e la sera tutto quello che esce e tutto quello che si può fare, magari c'hai un PC apposta per fare tutte queste varie prove, a quel punto ne puoi sapere naturalmente più di me. Grande Ale, formattato tutto. Però il problema sul sistema, se vi erano dati sensibili. No, 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 i dati gliel'avevo già detto. Gliel'avevo detto stamattina, se c'è i dati. Lui mi ha detto no, ma non c'ho niente, penso che c'è niente. Niente, via. Alla fine il PC deve tornare a funzionare. Ma pensa, era già vuoto, penso, sto PC. Qui la pioggia ha fatto i danni. Strade chiuse, un pezzo di montagna scena. Beh sì, qualche frana che sta purtroppo. Fai concorrenza a Fabio per l'oscurità dell'abbronzatura. Ma se tu ti chiami Lucarin, ma c'hai, cioè, nel senso, comunque sia, sei il tuo aspetto è comunque sia, cioè tipo che ne so, sei asiatico, che cazzo sei? O magari ti chiami Lucarin e poi sei Torpigna Tara e sei sardo, è normale che diventi nero. Ad oggi, per lavorare preferiresti usare l'ultimo in 9/10 AMD? Dipende lavorare che intendi sul modding, per lavorare dipende che ce devo fare. Quindi sei diventato veramente un asiatico sardo. Abbiamo fatto la sardo, un mix. Vabbè, la storia. Comunque, per lavorare, se dovessi fare renderizzazioni, quindi comunque lavorare tanto di processore, forse vedrei AMD, ma solo per un discorso di potenza allo stato puro. Però rimango comunque su Intel, ma solo perché AMD, solo perché Intel di tredicesima in questo momento scalda tanto. Io a casa c'ho un 317KF e scalda pure quello, figurati se non scalda quell'altro. Per fare quello in realtà AMD, utilizzerei AMD, però ci avrei una paura fottuta del sistema di base, del chipset, del sistema, del supporto con le memorie, tutta sta robetta qua. Però poi una volta che ce l'hai il sistema si è rodato. Ah, comunque per quelli che ieri erano nella mia live su Twitch, non mi funzionava la scheda d'acquisizione. A fine live ci ho perso quei 5-10 minuti e l'ho risolta. Praticamente ho provato, ho fatto, ho riavviato tutti i PC, niente, alla fine sai che ho fatto? Ho aggiornato i driver della scheda video. E lì è tipo come se ha refresciato e ha visto la presa HDMI. Ma ha rivisto subito il duplicato dello schermo e me l'ha riconosciuto. Lo vedresti meno affidabile. Lo vedo più potente come potenza di calcolo, ma meno affidabile in tema di stabilità.
Poi non è detto che sia così, può essere anche il contrario, però normalmente la percezione che ho è questa. Grande The Jumper, intanto 30 mesi di noi. Grazie, grazie per la sabbetta. Ah, ringrazio pure Spizzetto che l'ha fatta 20 minuti fa, me l'ero persa. Ho visto solo che aveva salutato. Grazie. Allora, adesso questo comunque secondo me è finito. Cioè Fabio gli ha riaggiornato il BIOS con l'ultima versione, quindi ne è uscito nel frattempo un altro. Abbiamo bypassato questo discorso del BitLocker, io adesso gli ristallerò tutto. Quindi comunque aggiornamenti, il driver per comunque gestire la tastiera, launchpad, sta roba qua, il fingerprint per che c'è il discorso del fingerprint e sta a posto. Le vostre percezioni sulle build su base AMD è oramai solo una fissa mentale. No, non è una fissa mentale. Grande Fulgor, non è una fissa mentale, perché io non porto avanti una fissa mentale, io ti dico solo che AMD non supporta frequenze maggiori di 6000 MHz di DDR5, non è una fissa mentale. Bene Gerardone, stai, io ho una vita Intel, sono passato al 718X3D e devo dire che in gaming è meglio del 13 9K consumando un terzo. Ma allora, io non so mai come dirlo per toccarla più piano di come lo dico. Sembra che poi uno, quando io dico no perché Intel fischio, non sente più un cazzo, è solo a me che faccio, quindi pare che sto a dire la merda, fa fuoco, c'è cacato sopra. No ragazzi, cioè io non so come dirlo senza toccarla più piano di così. Io dico sempre AMD c'ha tanta potenza, il processore ha una prestazione invidiabile. Quindi ad oggi un 7950X3D penso che sia il processore più performante anche lato gaming che c'è sul mercato. Quindi, ok, e qui abbiamo fatto un bel pacchettino, un bel confettino ad AMD. Mo' mi consentirete di che però i costruttori che lavorano con chipset X670 mi stanno sulle palle? Lo posso dire o non lo posso dire? Sì, perché raga, non è una fissa mentale, è acerbo, continua a manifestare dei problemi di affidabilità. Poi a chi di più, a chi di meno, però è innegabile che una frequenza se oltre i 6000 non la prende. È innegabile che ci sono alcuni problemi nella gestione della temperatura, come è stato, poi che vengono fissati col BIOS, ok, a me mi frega poco, però io a casa non lo monteremo, non è una fissa mentale, è come chi mi dice ad oggi, ah, la Fiat va benissimo, ragazzi, la Fiat non va benissimo. Parliamoci chiaro. Quando c'è un BMW che ha fatto 100.000 km, sta in una condizione. Quando prendi una Fiat che ne ha fatti 100.000, sta in un'altra. Non è una mia percezione, è un discorso generale. C'era una qualità inferiore del 10% sulle plastiche, sull'assemblaggio, su tutto quanto. Il motore puzza come se fosse un furgone. Ci sarà un motivo. Comunque, esatto, io dico, però non leggo sempre la chat, ma i problemi sono i chipset. Poi io lo comprerei perché mi affascina. Pensa che quando è uscita la serie 5000 di AMD, i Ryzen 5000, quindi il 5008, io l'avrei voluto prendere. Ero quasi tentato di passare AMD, che dicevo, questo secondo me spacca, sta botta spacca proprio. Poi dopo invece me so ricreduto e alla fine mi sono fatto il 10.9 come tipo di processore, fino al 13.7. Poi la serie 13 di Intel non è una serie da paura, c'è poco da fare, è un ottimo processore, il 13.9 scalda tantissimo, non si può fare niente. La serie 14 probabilmente sarà un mezzo flop, perché come è stata la serie 7000 che è andata a fare un refresh sulla serie 6000 di Intel, ok? Quindi non c'hai una reale percezione della crescita. AMD in questo è stata più intelligente, ha perso un anno di DDR5, ha perso un anno sul mercato, ha aspettato per far uscire i processori serie 7000 e con DDR5, quindi sta un po' più indietro lato chipset e lato DDR5, però è stata un po' più intelligente perché non te sputtani. Quando la gente legge il refresh di Raptor Lake va al 3% di più rispetto alla serie 13, la gente, pure se non ce l'ha, pure se non c'è niente, pure se non se lo comprerà, c'ha la percezione che Intel è già per culo. Questa è la percezione, però de base è quello. Io continuerei a comprare Intel, continuerò a comprare Intel, ma si sa che M5 è ancora acerbo, ma M4 è abbastanza affidabile, ma M4 ad oggi non so compra più nessuno.
ad oggi se te fai un PC nuovo e tu entri qua e mi dici mi dai un 59, è vecchio, DDR4 è vecchio, 5.9 è vecchio, almeno per quanto riguarda il negozio lo devi tenere su uno scaffale, poi se apri Amazon lo trovi e grazie, va bene, ma lo monterei a un PC di mio zio perché so che deve spendere un po' di meno e non gli interessa avere l'ultima generazione uscita, allora io lo comprerei. Ma ci devi navigare e controllare la posta. Io se mi devo comprare un PC non è che dico me faccio. Però quello è individuale come cosa. È molto individuale. Io per dire se mi devo. Mo vabbè, non è il mio caso, perché io sono 13 anni con la stessa macchina. Quindi comunque non faccio un esempio su di me che ci entra e cozza allo stesso tempo. Ma se mi dovessi fare una macchina nuova, non mi andrei a fare, che ne so, il Nissan Juke del 2015 perché lo trovo a 12.000 euro perché tanto è un'ottima macchina perché c'è un'ottima riuscita e un ottimo motore. Sti cazzi, io mi voglio comprare una macchina che almeno è targata 2000. Aspetta, targata 2022, 2023. Ma che stai a fare oggi? Basta! No, rispondo per far capire i concetti. Mi compro una macchina più recente possibile. Perché deve essere nuova. Comprate una che è ancora ne uscita. No, pre-ordina. Esatto. No, per dire, era un esempio. Per dire, nonostante tu mi possa dire, guarda che la serie 5000 AMD è un'ottima serie. Sì, ma è vecchia. Non me la comprerei mai ad oggi. È troppo vecchia. La compri dopo un anno. Se io mi sto a fare una cosa che mi deve durare, mi risulta già vecchia. Poi che la potenza andrebbe bene per i prossimi 15 anni. Sono d'accordo, ma se mi spendo i soldi, poi è una cosa che almeno deve essere uscita ieri. Cioè, l'ha bypassato sto bit. Sì, l'ha bypassato. Quindi no, dopo l'aggiornamento del BIOS ho detto si senti come gli ha preso. Vado avanti. No, era come dicevamo loro, alla fine ti locca i dati. Ti ricordi quello perché non li puoi salvare. Ho detto questo, il PC di quell'azienda là, ti ricordi che alla fine è stato cambiato il disco e che non si formattava. Però quello penso che era un sistema aziendale, mi sa, c'era sì, qualcosa di più, cioè non era il BitLocker di per sé. Quello c'aveva una doppia crittografia, ti ricordi? Che quello, tolta la prima è uscito fuori il BitLocker. Ah sì. Quella era particolare. Quella era molto particolare, sì. In questo caso no, infatti. La vedo picantissima, Giorgio Angelini. Ma che ce devi fare? Io a quanto ho capito con l'i9 del 19K al 100% sta sempre a 100 gradi. Non importa che esatto. È vero, assolutamente d'accordo. Il ragazzo qua ci stava seguendo in live, ce l'ha mandato un altro ragazzo, molto, mi è piaciuto, molto educato, posato, ha fatto le domande dove fa, si è comprato un bellissimo PC, ha speso una discreta cifra. Io ho fatto, vedete pure assieme, sì, infatti. Ha detto prima la botte, infatti ha preso già la tastiera, lui già sapeva tutto, diciamo, ha fatto le ultime domande, l'ha ordinato, lo faremo in live martedì prossimo, perché anche questo è veramente un bel PC, 3.19K, 4070 Ti, molto simile a quello di G500, venerdì, no? Però questo alla fine con G500, con l'i9 invece dell'i7. L'Arctic ci arrivano? Eh? Ci arriveranno le Arctic per quel periodo che no, hai messo il Vortex? Credo, non credo, cioè, l'ho messo il Vortex, se sono arrivati oggi. Non mi insultai i fiattari. No, era un insulto i fiattari, era un esempio, però. Poi sono alfisti i fiattari. A me la serie 7 di AMD non mi ha mai convinto né piaciuto. E lo so, però poco tempo fa, un attimo fa mi hai detto che la mia è una percezione mentale. Scusa. Ma comunque sono felice che il possessore AM4 è esatto. Se ce l'hai dal 2018, a me sta bene. Io ho una fantastica Volkswagen Polo dal 2010. E me la, ancora mi va. Ma non è di tizio quella. Sì, quando se la compra. E ancora mi va. E che ti dico, ad oggi naturalmente ci stanno mille macchine migliori della il mia. Il Chevrolet con la macchina di... No? No, mo è risotto. No, risotto. Ma impianto custom quanto cambia dal migliore AIO? Poco. Beh, dipende quale impianto custom, fermi. Dipende quale impianto custom. Passa pure 15 gradi, dipende. Oddio, se monti per dire, non so, l'Arctic 360, l'Arctic e monti un dissipatore. Il problema è che quello l'Holy One anche a differenza dei 7-8 gradi è enormemente più comodo e c'ha enormemente meno manutenzione. Questo è il problema. Cioè, è una cosa che si faceva più prima, si continua a fare per chi è appassionato, ma ad oggi lo fai solo o quasi per estetica, perché prima i raffreddenti a liquido Holy One facevano cagare, ce lo possiamo dire, quindi c'erano problemi, perdevano l'acqua, certo. Si rompevano le pompe, rumorosi da fa schifo, vi parlo tipo i primi H100 dei Corsair, sta roba qua, c'era un abisso. Questo abisso sia estetico sia prestazionale nel corso degli anni non è stato colmato, però diciamo che vedi, ecco, stiamo parlando giusto adesso di Gabriele. Ah, stiamo parlando di Gabriele, che è il ragazzo che è appena uscito, ragazzo che ci abbiamo comunque parlato tra stamattina e adesso oggi pomeriggio, quindi ragazzo, qui faremo il PC che vedrete martedì prossimo è il suo. Bene, bene, grazie Gabri, grazie per averci scelto, insomma.
Quindi stavo dicendo, sì, cambia tanto. Secondo me il problema principale ad oggi non è tanto se uno ha un IO o un custom. Il problema principale è che in un processore di questa misura, che l'hanno anche allargato, ha poca, cioè riesce a trasmettere poca temperatura al water block. Guarda che poi fai i processori col piatto così. No, però dico, credo che il problema generazionale di queste ultime serie, sia di AMD che di Intel, sia che per inserire la potenza giustamente in una misura che è un processore, qualsiasi tipo di water block, come il 13.9 ci insegna, al 100% del suo utilizzo, comunque arriva a 100 gradi, qualsiasi risultato ci metta. Questo vuol dire che nonostante tu, se tu ci metta una pompa di sentina per girare 8000 litri al minuto, non riuscirebbe comunque a veicolare quella temperatura, perché immaginatevi una banchina della metropolitana, ok? Termini, metropolitana, banchina, mind the gap, tutti così, queste sono le persone, sono la temperatura, ok? Passa una metro e tutti entrano, ma senti, merda, la gente capirà, tutti entrano dentro la metro parte, questa è un po' di temperatura che va via, tu immagina che a un certo punto sta banchina è talmente piena che anche se passa una metro infinita di continuo non riesce a trasportare tutta questa gente via, non ce la fa. Quindi che cosa servirebbe? Un modo diverso, perché pure se tu metti le metro che vanno a 8000 all'ora, la gente che può entrare è sempre la stessa, c'è un problema di trasmissibilità della temperatura, no? Qui torniamo al discorso della fluidodinamica. Mi fate per favore una clip, Stefano, della temperatura, grazie. La temperatura spiegata a sé. Però la capisci, vedi che ha capito. Sì, no, effettivamente. Dai, io ti dico, ad oggi il problema più principale, se penso di queste ultime generazioni di processori, sia questo. Cioè che anche gli IO sono arrivati al loro cap. Quindi quando mi dice, ma che dici, prendo un dis... No, in realtà devi trovare un sistema diverso. O un altro tipo di pasta termica che riesce a spostare di più, assorbire, o di cambiare liquido. Cioè qui tocca, tipo, bisogna mettere in sicurezza un impianto all'azoto, per farti capire, per andare appresso, se questa è la via, dei processori che stanno andando di pari passo, che continuano con questo RDP sempre più elevato, che un Innova al 100% sta a 100 gradi. Non è normalissima sta cosa. L'alternativa è che trovi dei materiali che a 100 gradi non cominciano a soffrire, che si deformano o si squagliano. A quel punto ti posso dire temperatura limite dei processori ad oggi. Però è 200, già te dico, è 200 gradi. Adesso l'hanno bloccata a 100, ma se ben ti ricordi, noi che siamo un po' più attempati, c'erano processori che a 95 si diceva oltre i 90 te crasha, perché esatto, effettivamente tu facevi appena il tempo a leggere 92, bam. Sì, sì, è vero, perché adesso sbroccano. Se te lo limitano a 100 vuol dire che lui potrebbe andare fino a 105, anche 110, però te lo devono castrare prima che crasha. In effetti te lo dimostra il fatto che, adesso senza nessuno si offenda, però, perché ci sarà sicuramente uno dei due, ma i PC che vengono lasciati montati con le pellicole, tecnicamente l'utente non se ne accorge, perché il PC non crasha, va solo più lento. Sì. Comunque vedi, Black Dancer dice, con un custom loop, tre radiatori con due pompe, con un 13.9K sotto Cinebench, frequenza stock 5.5, 4.3, facendo anche undervolt e portando a 2.80 dai 3.30, quindi abbassato anche un wattaggio senza perdere troppo in prestazione, comunque l'inverno fa 85 gradi, d'estate ne fa 95, cioè è ingestibile, capito? C'è un liquido al metallo di grafite, potrebbe essere che quello diventerà, no? Diventerà comunque sia il nuovo. Comunque è ovvio, l'esempio che ho fatto io è naturalmente era per estremizzare, però è ovvio che stiamo a un punto, un crocevia, dove o i processori trovano il modo di scaldare di meno perché hanno la stessa prestazione con un TDP più basso. E quindi, però rifletti un attimo, okay, su sta cosa. Tu c'hai abbastanza anni di esperienza per vedere che so già due volte che Intel parte, poi arriva, vanno così con le prestazioni, poi cominciano a rallentare, arrivano al limite con le temperature. Ok, quando arrivi così capiscono, ok, questo è il massimo di questa tecnologia, così come è concepita, bisogna cambiare, perché oltre a quello non ci riescono più ad andare. Esatto. Arrivi al punto che ci sono andati oltre con la serie 13, però hanno fatto un po' come AMD con i vecchi 8000, per chi se li ricorda. Cioè, sei arrivato, hai colmato il gap, ma non c'è stai più con le temperature ormai. Quindi è... o cambi o così non lo puoi vendere più. Sì, esatto. Sostanzialmente. No, ma non è un discorso di nanometri, perché sennò AMD adesso dovrebbe fare 30 gradi, visto che comunque sono scesi. L'ho fatto un sacco di volte l'esempio dei nanometri. Il problema è che
quando sono usciti i Ryzen, se ben vi ricordate, specialmente la seconda serie, scaldava molto di più della controparte Intel, pur essendo prodotta con un processo produttivo a nanometri inferiori. Quindi, nonostante il fatto che Intel fosse indietro tecnologicamente, i processori Intel in quel periodo scaldavano di meno. Come avevo spiegato, non c'entra niente. Quanti... No, nanometri è un modo diverso di produrre, di creare il processore, quindi alla fine comunque sia un tipo di architettura, di cose che alla fine hanno preso strade diverse AMD e Intel. E questa è stata la salvezza di AMD, se no avrebbe fallito. Allora, quindi dicevo, vabbè, di fatto, come dice Black Dancer, il sistema è come dicevo io. Ad questo oggi c'è gli il problema. Devi fare, però, una cosa importante a sto processore qua, gli devi fare l'aggiornamento del firmware ME, ce l'ha sul BIOS, e gli va fatto, perché ho visto che è vecchio. Mm-hmm. Tanto installi i driver, poi lo facciamo. Questa è un po' una chicca che non si fa da tanto, però... All'aria grande è proprio la risposta che cercavo. Ah, Giulio, sì, spiega di meglio, sei sarcastico o cosa? Ma allora, l'accoppiata NHD15 e con un processore magari 5009 o 3009... Ma se tu questo lo puoi mandare su... si vedrà. È una cosa... Forse dietro. È una cosa, diciamo, un po' per smanettoni nostalgici. Noi comunque avere questa scheda di acquisizione che non la trastiamo non è bene. Non la trastiamo per meriti pregressi, ovviamente, però... Sì, comunque l'ha preso. Ma che stiamo su Windows l'ha preso. Ah, se vede pure, mi posso pure. No, non è che criticano di Simo Triadaglia, è che cazzo sbatti? Ecco, come funziona. E non mi si muoveva. Entrambe le batterie. Il dissipatore ad aria, ragazzi belli, ritorniamo sempre sugli stessi discorsi. Clip a batterie, grazie. Pare che la gente si diverte a flammare. Mannaggia al cuore, no? Dico, il discorso del dissipatore ad aria, per quanto il dissipatore ad aria ha un'ottima prestazione, è come parlare, è come se stiamo seduti al bar, io sto col motorino elettrico, tu vieni e mi cominci a dire però è moto a carburatore, Ma è bannato il girone, per favore. Ah no, ha detto solo la test bench. Beh, bannatelo. Comunque ti dico, sì, il dissipatore è eterno e non si discute di cambi... pure le moto a carburatori e i cambi manuali sulle macchine sono eterni, che vorrei. No, è bello averlo, è bello, non si batterà mai, come la moto due tempi, no? I due tempi di una volta. Sì, ragazzi, ma si va avanti con la tecnologia. Cioè, il fatto che sia eterno è come se ad oggi mi viene mio nonno e mi dice: guarda, sto trapano a mano non si batte, non si romperà mai. Io pensavo non esistevano, invece mi pare che ragazzino ce l'avevo. Porco giuro, appoggia la spalla e giri. Però è vero che è immortale, non va a corrente, non c'ha parti elettriche, non si può rompere, quello giri, passa e cambia la punta. Lo stesso discorso di distributore d'aria, quando si consuma la ventola la prendi, la butti e la cambi. Sì, ragazzi belli, però la tecnologia va avanti. Arrivato a un certo punto, il dissipatore ad aria ha no, qua. Non sta scritto. No, prima stava scritto nel BIOS. Che GS77? 12 UGS trattino 079. Quindi questo dicevo. Sono buoni i propositi. È vero, Girone. Ci sono dischi ad aria che vanno meglio del liquido, ma ormai sono datati, ragazzi. Ma è ovvio. Anche l'aspirapolvere da folletto è meglio del Dyson. Però il Dyson lo fanno senza... Mo pure la folletta fanno senza fine. Però è un esempio per dire, l'aspirapolvere col filo aspirerà meglio, ma ormai per praticità, per le case che ci sono adesso, per gli spazi come sono strutturati, per le case fatte a soppalco 20 metri quadri sotto e 20 metri quadri sopra, ti serve la scopa elettrica. Non ti serve più l'aspirapolvere col filo, se no ogni stanza di staccare il filo e riattaccarlo. Ci sono delle cose che vanno avanti, c'è un cazzo da fare. Quindi il dissipatore ad aria ha fatto il corso suo, per quanto buono rimanga, se no viene mio nonno che ha regata e mi dice: sta macchina ancora fa 27 al litro. Sì, ma è una regata, no, non cioè, capisci? Ci rimette la miscela. State buoni, raga. Ognuno pensa quello che vuole. No, ma è buono che ci sia sempre questo scontro che è tipo il bene e il male, cioè il distillatore con il distillatore al liquido. Yes.
È come chi dice. Allora, sono il tizio che ha chiesto il dissipatore ad aria. Ovviamente l'aglio dissipa meglio oramai, ma avendone già uno ad aria, chiedevo se andasse ancora bene per la serie 5 AMD, perché attualmente sono per un Ryzen 2.6. Dipende che dissipatore ad aria hai. Perché se tu hai un dissipatore ad aria che è, per dire, un freezer 34, che è abbastanza piccolino, se ci monti un 5008 si scalda completamente. Voi dovete pensare che il dissipatore ad aria non è nient'altro che un blocco verticale di lamelle che si riempie di calore grazie agli heat pipe, che sono questi tubicini, quindi che veicolano la temperatura, riempiono le lamelle con questa ventola che gli soffia l'aria contro. Scusate, non vedete, stavo facendo gli esempi con le mani. Gli soffia l'aria contro e quindi raffredda le lamelle del dissipatore. Questa è la funzionalità. Fatti a torretta che si sviluppano verso l'alto, perché l'evoluzione è stata dissipatore d'aria tondo sul processore, poi hanno capito che facendolo in verticale avevano più spazio di allocazione della temperatura, quindi hanno creato dei blocchi sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi. Addirittura Cooler Master fece il famoso V8 che sembrava un motore corazzato di plastica con doppia ventola. Non lo so. Noctua è stata quella che poi l'ha portata insieme a Thermalright, insieme a, insomma, a questi marchi qua, a un livello molto eccezionale di potenza di dissipatore. Però a un certo punto è finito, cioè la misura, lo spazio all'interno del case, di quanto tu ti puoi allargare un po' più là, un po' più su, copri le RAM, lasci lo spazietto, metti una ventola al centro, una davanti, una sotto, una a destra, poi è finito. Quindi è lì che tramonta un po' il mondo del dissipatore ad aria, quando la misura è talmente grande e l'assottigliamento della scheda madre, della piastra, che l'hanno assottigliata con la vecchia serie 7000, e lì nacque il primo problema. Montare un dissipatore Noctua o Noctua di qualsiasi altra marca talmente grande e pesante fletteva la scheda madre, creando delle micro spaccature nelle saldature e quindi rendendo inutilizzabile il PC. Quindi Noctua, io dico sempre Noctua perché è stato il capostipite di questa cosa, corse ai ripari cambiando il backplate per dare un sostegno maggiore al proprio dissipatore. Lì è tramontato il dissipatore ad aria, perché andando avanti la prestazione pura del dissipatore è ok, ma le esigenze di estetica, di rappresentanza comunque del case, come si vede, come viene strutturato, il fatto che uno ci mette magari le mani, il fatto che viene messo un dissipatore, che ne so, un SSD M2 subito sopra la scheda video, in quel punto lì che magari ci rimette le mani per qualsiasi motivo, non consente più di montare un blocco così grosso sul processore. Quindi ancora li fanno, ma sono diventati di nicchia, quindi chiamiamoli che quelli che sono rimasti così è perché magari hanno quel lato un po' più vintage. Ci sta, no? Ci può stare. Vabbè, potremmo fare centinaia di esempi su mille campi dove un po' magari di paura di cambiare, oppure chiamala convinzione, chiamala ottusità, cioè fino a un tot c'è la diatriba tra il bene e il male, tipo è sempre stata una cosa verde, mo comincia a vedere qualcuno e sa comprare rossa. Esatto. Alla fine c'è sto scontro che dura anni, no? E poi alla fine c'è il vincitore oggettivo. Rimane un 2% che dirà sempre verde è meglio, però saranno talmente meno perché è talmente ovvio. Oggettiva è la superiorità di quell'altro. Ma questo è ovvio. Che alla fine farà quasi ride quando lo dici. Cioè, purtroppo se lo dici vieni, diciamo, deriso. Nel senso che tu dopo, quando la minoranza è schiacciante, tu non sei tu quello che c'ha la verità. E l'altro sono tutti scemi. È proprio questo. Fino a che ne discutiamo, perché effettivamente magari uno ti può dire: l'ho provato, mi sono trovato meglio con questo, l'ho provato, mi sono trovato meglio con quello. Ma dico io, si può mai accendere il PC e trovarsi il case allagato o la pompa del dissipatore guasta? Ma è una domanda o un'affermazione? Cioè, è successo? Per o no? Me, io ti dico, smontiamo, non lo so, li faremo pur lavorando 4 PC al giorno, li faremo 3, ci avranno raffreddamento al liquido. Quanti PC all'anno sono? Quanti ne trovi che c'hanno l'acqua dentro? Forse ne avremmo trovato nessuno. Ma all'inizio, ma poi magari vedevi un po' di trasudo, eravamo noi vicino al waterblock, perché alcuni prodotti, però ti parlo che erano dissipatori a singola ventola appena usciti, cioè di alcuni, ma parliamo prodotti pure di più di 10 anni fa, ma sì, ma tanti anni fa avevano dei problemi di magari perdite, qualche Corsair, qualche Cooler Master, qualcosa che poi diventa rinomata subito come cosa e quindi corrono subito ai ripari. Ma il fatto che il PC venga danneggiato dal liquido perso dal dissipatore al liquido è praticamente impossibile. Forse sarà successo una volta in 15 anni che lavoriamo in questo settore, due volte, è proprio a sentirsi. Sì, ma non è che ci trovi dentro mezzo bicchiere d'acqua. È più facile che succede con un impianto custom, perché se è fatto la persona X a casa, ha mosso un tubo, ha staccato, o gli si è spaccato un tubo perché si è seccato per la temperatura e lì ha perso.
120 senza LED esiste, forse qualche modello non nuovissimo ancora lo trovi. Comunque ti ho beccato il dissipatore comunque col freezer 34. Ma Marco, io te credo, però mo ti rigiro la domanda: perché a noi non ci succede? Cioè, gente gli perde il dissipatore. Allora ti dico, o non so bene a montarli, perché quante live vedete? Cioè, c'è sta gente che dice lo monto, me perde. Ma quante live vedete qua? Quanti dissipatori a liquido accendiamo? Due a settimana, perché so solo quello effettivamente a liquido. Due PC a settimana so 600 PC in un anno, cazzo. Non ci abbiamo i PC tutte le volte, saranno 400. Allora, com'è che qua in live non avete mai visto manco una goccia di liquido? Fate questa domanda. O la qualità dei dissipatori che vengono acquistati è molto scadente, e quindi lì bisogna avere un occhio di riguardo, perché è come andare a comprare, per dire, la pasta da coso sotto casa, poi deve fare una carbone, cioè sta carbone fa schifo, grazie al cazzo, ma il materiale non è di prima qualità, è normale, no? Quindi ci può stare come cosa. Se lo bevi. Sì, sicuramente i numeri sono superiori, però sì, però dipende sempre dal prodotto. Sta sicuro che se è difficile che tu trovi un Arctic che ti dice perde il liquido. Poi c'è sta uno su mille. Poi dipende dall'azienda, anche se Arctic si accorge che perde il liquido o la pasta termica non termicizza come deve, la ritirano dal mercato subito, eh. Se scusano, la rifanno meglio. Sì, infatti ci sta. Poi ecco il discorso di prima. Se hai un freezer, io per dire, c'ho un freezer 34 eSport 2 montato a casa, ce l'ho su un Ryzen 3006 che uso come PC streaming, a me va bene il dissipatore ad aria. E vi dico un'altra cosa, su alcuni tipi di PC il dissipatore ad aria è preferibile. Se io oggi monto un 12.4F fino a quel processore là dentro un case micro ATX e il PC è da gaming e mi interessa spendere non tanto, non è che ci monto per forza il 120 singola ventola. C'è molto il freezer 34 di turno, perché è giusto così. È vero che ancora l'acqua e la corrente insomma non è d'accordo, ma sta cosa poi è anche detto che comunque è cambiato tanto tutta la tecnologia negli ultimi anni. Quindi è vero che è una legge suprema, acqua e corrente non vanno d'accordo, ma l'acqua se c'ha spruzzi sopra, questo è. Ok, firmo, abbiamo aggiornato, BIOS aggiornato. Comunque, qual è il problema di questo PC? Allora, il problema di questo PC qual è la temperatura, abbiamo detto. Sì, adesso in realtà dobbiamo finire di installare, se c'ha sicuramente la tastiera, forse c'ha questa che c'ha, il Series Engine. Dicevo, col freezer 34 a doppia ventola io non monterei un 58X3D, perché secondo me scalda, e quel dissipatore secondo me ha una superficie dissipante non troppo grande. Poi tu fai sempre in tempo a fare una cosa, a montarlo, a vedere se vedi che la temperatura va troppo su in maniera un po' esagerata, allora metti mano al portafogli e al PC e cambia anche il dissipatore. Se vedi che tiene, vai avanti, perché poi subentrano anche altre cose: quanto è grande il case, quanto airflow ha il case, in che stanza si trova, sotto al tavolo, sopra al tavolo, se la stanza è dissipata, se una stanza è una stanza dove c'è corrente d'aria, se c'è i gatti, se c'è fumi, se c'è i cani, se lo tiene acceso 24 ore su 24, se fai una corretta manutenzione e pulizia una volta al mese. Sacco di cose influenzano la temperatura, anche pochi gradi possono fare la differenza, quindi prova. Se vivi in Congo, se gli fai miau, un sacco di cose. I 3D non scaldano neanche la serie. Oh, se non scalda, infatti quello dico. Allora, Arctic, grande Aquila. Mo non so se era un collega del nord o del sud, però vi dico questa cosa: trattandoli da non molto, secondo me i dissipatori Arctic sono buoni. Però è vero pure che secondo me sempre hanno un'incidenza di rottura superiore a dissipatori che dovrebbero essere più bassi. Io dissipatori Arctic in garanzia, specialmente per le ventole, ce l'ho mandati. E non ce l'ho mandati pochi, ce l'avrò mandati una decina. È vero che magari abbiamo venduti 200, però non è proprio poco, eh. Tipo Ante, che io in garanzia manderò un dissipatore a liquido l'anno. Sì, è vero. Poi, ok, oggettivamente sono due prodotti diversi, proprio perché l'Arctic costa di più, ma aspetto una determinata qualità. Se ti devo dire il rapporto qualità-prezzo, sono in assoluto i migliori. Se il signor Arctic venisse a me a chiedere come posso migliorare il prodotto, ti direi cambia il water block, perché ormai è fuori moda. E poi, primo tra tutti, l'affidabilità, perché secondo me per quello che si paga non è un prodotto top, cioè a livello di affidabilità. Poi tralascia che se lo prendi dal negozio e vieni io dopo cambio, però statisticamente diciamo che ci sono stati prodotti più affidabili, sì, sul commercio. Poi che è molto performante, molto silenzioso, allora non si è, non, sì, dalla sua c'è la cosa che è talmente meglio, diciamo, di tanti altri, che costa pure di più oggettivamente, però dici
voglio un distributore a liquido che mi garantisce il massimo delle prestazioni dell'Only One, metto l'Arctic. Cambia pure i dubbi, esatto. Non ti garantisce il massimo dell'affidabilità. No. Con questo non vuol dire che si rompe. No, non perde. Se magari si rompe una ventola, o magari no, il supporto che per avvitarlo è difettosa una vite e gira a vuoto spanata, è successo? Sì, però quelli sono difetti. Cioè, la filettatura che si spana, io me l'aspetto da un prodotto di qualità inferiore di quello. Guarda, Thermalright, la percezione di quel marchio è ottima. Noi non l'abbiamo mai trattato, però, il distillatore a liquido della Thermalright. Però Thermalright comunque è sempre stata comunque all'avanguardia per quanto riguarda comunque la qualità dei dissipatori, delle lamelle, di questa, diciamo, della scelta del dissipatore nudo e crudo, leva le ventole, leva tutto quanto. Quindi Thermalright secondo me è un buon dissipatore, almeno per quanto riguarda la parte dissipante. Allora Aquila, dipende, perché il trackpad su molti modelli è incollato alla scocca e c'è tanta manodopera per cambiarlo, quindi bisogna vedere se vale la pena. Se non fosse io per dire, ad oggi non monterei un dissipatore ad aria, non tanto per il peso ma per l'estetica. Non lo monterei, cioè mi dà la percezione. Tanto, ma i prodotti sono buoni. È vero pure che il dissipatore a liquido mai provato, quindi finché non lo provo non ne maneggio uno, non posso. Il Thermalright ha sempre fatto buoni prodotti, è un po' sparito dal mercato perché non c'è l'importatore. Io, come ti dicevo, ad oggi, anche se il dissipatore fosse performantissimo, a meno che non c'è un divario dei 50 gradi tra una ad aria e una a liquido, non lo monterei. Però è come se in macchina tu io salgo in macchina una persona e sta persona c'ha ancora, che ne so, lo stereo mangiacassette, e mi dice la qualità di questo è che c'è testine in oro, come si sente questo non si sentono quelli nuovi. Sì, ti dico, sì, bello mio, però in giro che le cassette. Posso capire a casa se mi metti il vinile, perché fa anche stile, no? Tiri fuori il vinile, vecchio stile, lo metti là, fai partire il piatto, la puntina. È una cosa anche di... Beh, mandano di questi, gira col caricatore 6CD in macchina. No, va bene, sì, ma... Però ti dico, 6CD, ok. Però ti dico, ancora chi mi dice, guarda, c'ho sta cosa perché è imbattibile. Come metta la qualità in CD? 48 Hz è fatta quella cosa, perché un audio era un VAV, pesava 50 mega una canzone. Ma quella è la stessa persona che... Se ti esce un nuovo formato super quality che pesa 10 volte il VAV perché trovano il modo di gestirlo e si sente 10 volte meglio, ti continuerà a dire che il suono di quello è migliore solo perché magari quel modo di come si sente gli ricorda la sua infanzia, ma talmente pesa culo nel cambiare che anche se gli dai la cosa che è 100 volte meglio e costa un quinto... Non la farà comunque, perché lì sono gli incontentabili di quella cosa, cioè hanno un'idea talmente radicata che non vedono qual è la realtà. Non riesci, sì, non riesci a cambiarla, no? Non riesci a tornare indietro. Infatti, esatto, come mette la comunità di Spotify senza fili, e quello è il ragionamento. Ad oggi, regà, una macchina nuova, la gente, tanta gente magari non se la compra perché dice, io entro in macchina, non c'ho più lo stereo, non posso più mettere... Oh, tanta gente si compra il PC perché non ci può mettere il lettore CD. È come i puristi del Blu-ray. Che sono a me, meno male. Certo, che quando gli dici che non c'è il CD, ti sembra una coltellata. Tu gli dici, cazzo, ma lo fanno in 4K su Prime Video, su Netflix, la qualità si vede con le connessioni di oggi. Ma che serve? Il supporto del Blu-ray? Ma vuoi mettere il Blu-ray? 50 giga un disco? Vuoi mettere la qualità? Ho capito la qualità, ma non stiamo a casa su uno schermo IMAX che mi dovete vedere una cosa col vento che mi soffia sulla faccia. Ma lo dovete magari su un 32 pollici che magari è HD ready, poi mi dice il Blu-ray. Raga. Ma Marco, le pompe, noi calcola che ci riportano PC venduti 5-6 anni fa con il distillatore a liquido in permuta. Noi permutiamo tutto, il distillatore a liquido lo puliamo, lo vendiamo nell'usato, gente che lo compra, ti riportano lo stesso PC 2 anni dopo, quindi totale 7 anni, ancora sta a girare. Sì, spesso siamo noi che consigliamo di cambiarlo perché non c'è più il supporto per i nuovi processori, no? Tu vieni con il tuo bellissimo vecchio distillatore che ancora gira. Guarda, stavo pensando, che faccio, lo conservo? E dico, che conservi? Non c'è il supporto per socket nuovo, quindi lo devi cambiare. Normalmente la vita media di un aio, salvo rotture, perché comunque il distributore a liquido, quella d'aria, dalla sua si può rompere una ventola, la cambi, è risolto. Il distributore a liquido, se si rompe, si rompe la pompa, oltre che se può rompere la ventola. Se si rompe la pompa, si può rompere pure dopo 2 anni. Dopo 2 anni in giorno, fuori garanzia. Te può di male, ma te può di bene che ci stanno distributori a liquido che girano da 10 anni. E ancora vanno, fate capire.
Poi cercano i CD, hanno le casse da 50 euro in ambito musicale, le casse sono il miglior investimento. Sì, no, intendevo comunque, no, ci sta chi è il purista di una cosa, chi è il purista di un'altra, ed è giusto che rimangano perché è bello che mantieni quella tua passione. Però se certo se esci da là e cerchi di convincere tutto il mondo che la tua idea è quella giusta, no, devi cominciare a prendere coscienza che la tua idea è quella conservativa di una cosa che te sai che vuoi vivere nella tua zona di comfort. Comfort funziona, va bene, a me piace, a posto così. Bene. Un'altra, però devi essere anche in grado di dire agli altri: capisco che il mondo è cambiato, ma io rimango bene dove sto. A me va bene, su qua non è che di per forza andare appresso a tutto il mondo. Cioè, ci sarà ancora che si fuma le sigarette normali, no? Mo tutti si comprano le sigarette elettroniche, ci sarà ancora di... con questi persone ci abbiamo picchio. Però pure picchio che è picchio, in macchina usa Spotify, perché a un certo punto... Certo. Ma te lo dimostra il fatto io a casa che ho 150 DVD originali di film e anche altrettante colonne sonore, film comunque e CD musicali. Raga, io a casa non ho un solo dispositivo che mi consente di vedere un DVD o ascoltare un CD. Ce li ho solo perché sono da collezione. Però uno viene e te vede, lo sai, dice, ma ti può sentire? L'ultima volta me lo vedevo in film, ma te faccio... Poi te rendi conto. No, te faccio un esempio. L'ultimo Samurai me lo vedete, faccio un esempio. Film con Tom Cruise, c'ho il DVD originale. L'ho visto, è incredibile. Lo sai che ho fatto? Me lo so affittato. Ho pagato su Google Play. L'ho pagato perché si vedeva meglio. Si vede meglio su Google Play, caricato, rimasterizzato, e lo sfrutti con la connessione comodo dal divano, fai boom, scarica, download, boom, play, vedi. Il CD non lo vedo più, non è che monti ancora l'ontiatere che i cassetti appoggiati sui braccetti con i fili che camminano sul muro. I tempi cambiano. L'ho affittato. 3 euro, però all'epoca saranno passati 2 anni. È talmente la comodità di avercelo che... Pensa che in macchina, senti che roba, senti questa. In macchina, e io poi so pigro perché la macchina non la prendo mai, mi hanno tolto dal cellulare il jack. La mia macchina di possibilità di connessione ha un caricatore 6 CD dentro lo stereo. Ha un lettore di smart card, quindi comunque ci posso mettere la... non la micro... la SD. Non la micro SD, la SD. Che si può mettere sempre allo stereo. Nel cassettino porta oggetti ho un cavo che mi ci fa mettere una pennetta USB con le canzoni caricate sopra. In basso, sotto, dove c'è l'accendisigari, a fianco c'ho la presa AUX, che con il cavetto jack potevo connetterci il cellulare. Volete sapere come andare a finire? Io monto in macchina, metto antenna 1 e vado in giro. Non sento nessuna canzone che può piacermi, non c'ho modo di connettere Spotify e non mi va neanche di portarmi a casa la chiavetta e pensare adesso mi faccio un bel CD così domani ho tutte le mie canzoni in macchina. Che cazzo ne frega, metti RDS e cammina, questo faccio. Pensa come cambiano i tempi, no? Ma sai 4 in 4, se ne volevo andare? Sì, ce ne andiamo. Sai perché? Perché non hai vissuto gli anni 80, Ste. No, l'ho vissuto gli anni 80. Sono nato in 85, so piccolo, ma comunque sia, l'ho vissuti. Certo, a modo mio, ho vissuto più gli anni 90, ma non vuol dire questo. Se avessi vissuto gli anni 80, non andrei in giro con stero sulla spalla o col cellulare poggiato sul cellulare. col cellulare sto appoggiato sul sedile a Miami Vice. Cioè, l'ho vissuto queste cose, però io ho iniziato comunque con l'8007 da Motorola. Non è che te dico adesso, ah, perché l'antenna si tirava su, è meglio quello. Sì, dai, su. Cioè, diciamo che potresti tagliare un aglio per vedere cosa esce dopo anni. Lo potremmo fare. Ce l'abbiamo un aglio che possiamo sacrificare. Un H600, devo dire là. Potremmo farlo. Allora, strolliniamo il live. Sono una distributora d'aria. Bel contenuto, Marco. Mi piace. Trash. Hai fatto male a tornare una distributora d'aria, Andreone. Perché se sei rotto dopo 2 anni e mezzo, sei rotta la pompa. Però devo dire che pure la cifra non è manco così esagerata. O StarTAC. È meglio del meglio. Sì. Io ce l'avevo StarTAC. Comunque, vabbè. Le idee sono sempre tante. Alcune cose non potremmo modificarle. Perché, ragazzi, se uno c'ha una convinzione, la convinzione è quella. Cioè, se te dice che cazzo, una qualsiasi cosa, questa cosa è meglio fatta così, tu te ci puoi sbattere il grugno quanto te pare. Ci saranno i puristi del barbecue a carbonella, quelli con legna naturale, quelli di quelli a gas e che te dicono è più comodo, accenno e cucino. Poi tanto ci saranno quelli che non lo faranno mai e ti diranno meglio quella a carbonella. Grazie a cazzo, fallo te. Per cucinare 2 cosci di pollo, io ho quella a gas, accenno, e mangio. Non c'ha lo stesso sapore, no? Non c'ha lo stesso sapore, no, ma almeno così lo uso. Tu accenderesti una carbonella per cucinare 2 cosci di pollo? Mai. No, ecco. Per ogni cosa c'è sempre pro e contro, no?
secondo me. Ragazzi, noi, vabbè, per chi vuole, stasera c'è una live sul canale Easy Garage. Ho preparato un bel po' di foto e di cose. Parliamo, vabbè, vi parlerò un po' degli Stati Uniti, visto che ci sono stato. Un viaggio on the road di praticamente 20 giorni. Quindi tirerò fuori foto, aneddoti, multe che ho preso, una serie di cose. Sulle multe. Ho preso una multa che è meglio non te lo dico. T'ho detto e sono precisi. Quindi stasera ore 21 Easy Garage. Per quanto riguarda Easy Fix, invece, ci vediamo venerdì prossimo. Live un bel PC da un bel PC, non vi dico altro, è un bel PC, stessa cosa martedì, il martedì successivo, sempre su Twitch. A te? Io che? Io sarò live mercoledì sera, domani sera, giovedì sera, probabilmente serata sgaga, forse ci sta pure Tizio, forse no, non lo so, non ho sentito. Vedremo, comunque sia, saremo live domani mattina, vengono a mettere la fibra. Aie, fibra mille. Che cazzo, vivo fuori dal mondo, quindi lo faccio vedere. Farò delle foto, metto delle foto, poi ve ne parlo, insomma, mercoledì sera, appunto domani sera. Grazie a tutti ragazzuoli. Ci vediamo presto. Piccia. Salutiamo i distributori ad aria e non. Ciao a tutti. Chi è? Aspetta, mentre ce ne andiamo, chi è scritto? Notarius. Leggi la domanda. Chat e company 999K 2080 Super 32 di RAM, un Asus Maximus 11 ci può stare, 400 ci può stare. Ah, sì, se 400 compri tutto, compra tutto. Se stai bene, no, diette tutto.